Hello! Close. Ah no, sbaglia lo streaming, scusate. Scusate, chiedo, beh, sbaglia lo streaming. No, quella. Però posso fare qualcosa che richiama oggi la nostra ospite. Va bene? Possiamo fa. Ciao Fuji! Ciao Nikita! Ciao Ruby! Ciao Blu! Ciao Franco! Ciao Dippy! Ciao Luca! Ciao Luigi! Ciao Jade! Ciao Chris! Ma in realtà lo fanno un sacco di persone. E magari è anche una cosa bella, soltanto che a me cringe tantissimo perché a parte che dovrei tipo usare un tono sempre diverso e non ci riesco, sennò diviene tipo ciao Leo, ciao White, Io l'ho ciao fatto. Mike, ciao Lu. Sì, ma te. Sono in pochi che entrano, no? Quindi fai in tempo a salutare. Se c'hai 100 persone che scrivono tutte insieme, ciao, 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 finisci più. No, ma lo capisci che soprattutto quando magari sono. No, lo voglio dire, se entrano poche persone, la persona che lo fa probabilmente è entusiasta davvero. Quindi tipo, ciao, che bello Sì, che sei esatto. No, entrato! ma Cioè, è infatti, spontaneo, certo. capito? Quando c'hai 200 persone, anzi È 500 come a certo! Bicocca che apre lo streaming, c'ha 1000 Capirai! persone che. E posso E stare a fare ciao, 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 perché quando se sono no. poche, cioè, ti emozioni, quindi oddio, ciao! È bellissimo! Cioè, è un'emozione che ormai non vivi più perché sei rodato, Certo, però sei. adesso hai già avuto le tue 3 ore di gloria, per favore. Adesso No, ti rimani nel confine spieghiamo! del tuo streaming e non Certo! intaccare il mio, per Chiaro, cortesia. Grazie. chiaro, 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 certo. Quella che mi tocca tutto mentre streamo. Allora, quando salutai tutti devi staccare. Ciao Lora! Ciao Carolina Russo! Ah no, stai salutando Deborah. Brutta vacca! Si scherza! Carolina Russo è quella che ti ha messo il follow oggi, vedi? Non ti ricordi neanche i tuoi follower. Che schifo, guarda. Ciao L'unica femmina della serata. Mua. Bacio. Lazzaki! Ciao femmina. Carolina, ma tu sei una fan di Deborah che è venuta qui o sei una fan mia che è andata da Deborah? Aia. Cerchiamo di inquadrarci un Aia. attimo. Deborah conquisterà Twitch, attenta Abby. Ma io lo so perché la vedo già col piedino tattico che sembra che lo fa apposta. In realtà lei mette lì perché è un inception, no? Cioè lei mette intanto l'innesto, la pulce, fa così. Io ho il piedino, se volete, in realtà se zoomate, sul piede c'è scritto il nome del canale. Lì sperando che mette a fuoco il piede. Te lo giuro, mi hai sgamata. Fatelo scrivere il nome del canale, posso farlo? tatuare come Sul un imbecille piede! che sei. Cretina. Ciao a tutti comunque. Allora, non perdiamo. In realtà ti ho conosciuta su YouTube. Allora sei tu. Cioè, sono io che ti ho portato a Deborah. Avevi dei dubbi? Deborah mi dovrà un sacco di soldi. Ma un sacco di soldi. Un sacco di soldi. Comunque, prima di iniziare, vorrei dire una cosa. Ma quanto è bella Kami Hawk? Oh, io non riesco a seguirla, ve lo giuro, mi fa rosicare. Non riesco a seguirla perché mi sento male, mi viene tipo il nervoso. Quanto cazzo è bella? Per me è tipo, non lo so, non lo so. Cioè, tipo, per me quella cazzo di tizia è la perfezione. Allora, Carolina, ma quando attiva le sub Deborah? Prima fai il sub a me. Poi parliamo delle sub di Deborah. Cominciare Greve. a farmi rosicare, Carolina, che oggi già mi trovi col culo che mi friccica, eh. Ma lo so benissimo, Fantasma, che Deborah mi vuole fregare tutti i sub. Lo so Ma benissimo. E infatti, no. Carolina già è cascata nella sua trappola. Capisci? Andiamo a prendere Buga, che poveraccia sta lì. Fa la muffa. Carolina, eh. Nome, Carolina. Certo. Quando ti fa Bella il ragazza, sub, ti credo. Bella simpatica. ragazza, simpatica, Carolina. Cretina. Allora. Pronto? E mai? Pronto? Pronto? Ok, ora riesco a sentirti. È tutto in ritardo, ma sì, ok, aspetta, aspetta che chiudo. Ma ok, perfetto. Scusami, Abby. Non riuscivo a seguire niente, se no.
Chiedi scusa ai miei timpani. Tacci tu. Scusate, timpani, ma io di solito ci riesco sempre a stuprare le orecchie di chiunque, quindi. Dai, è la mia grandissima capacità nella vita. Vuoi che ti attivo anche il video? Aspetta che ci provo. Sì. Sì! Ce l'ho fatta! Samale, no, Grazie, Sam, ti chiamerò Sam. Grazie, Sam. Allora, qui abbiamo una buga porna. Possiamo dirlo? Si può? Sì, sono Sì, un porno. Aspetta po' che tolgo anche porno. la giacchettina che è C'è troppo il nonna. green screen. Aspetta che sono un po' più Ma che green porno. screen? Minchia, Cazzo si dici? vede perfetta. Vai. Top Proprio quality. nel momento giusto A parte, lei. aspetta, cosa c'entra il green screen con il Non fatto che si vede sembrava finto perfetto? l'addobbo dietro. Boh, da Dio, Vabbè, buca, oltre ad essere finta te, è finta anche casa tua. Cioè, io vabbè. Sì, comincerei a è un farmi. green screen in realtà, Comincerei a assolutamente. Sono farmi riuscita a fare vedere. le luci così bene che credo non sia un green Senti, ma screen. anche le tette sono green screen? Sì. Chiedo No, in per realtà abbiamo Deborah. scoperto il potere delle bretelle, una cosa che ti, cioè, proprio ti cambia completamente il volume delle zinne. Così non hai le zinne, così hai le zinne. È incredibile, è un effetto ottico, è bellissimo. Sì, probabilmente se me lo faccio io sembro John Wilson. Comunque, senti, ti chiamo in privato perché per mettere la webcam qui ci sta il riquadro nero, non mi piace, quindi ti chiamo in privato, va bene? Va bene. Ok, non mi sparire, Bugo, eh. Bugo. Ok? Sì. Tra l'altro, non ho capito Ehi, perché ti scordi. vedete? Non ho capito Torno subito. Che fatica, raga. Ok, è rimasta lì. Ok, sono riuscita a Ok. sistemare anche l'audio. No, me lo fa lo stesso. Cosa? Ah, ma basta Cosa che ti fa? faccio così. Ho capito. Non so usare. Ok. È che si è aggiornato Discord, quindi non pensavo. Male. La morte mia. Perché tendo. Grazie, Villa. Ma sei sicura che Buga Mestiere. riesca a fare una live su Topic Seri? Guarda, lo scopriremo. Ma sto facendo un sacco di live su Topic Seri. Sì? Tipo? Tipo faccio l'internet giornale live per la tua gioia, quindi adesso ho ricominciato a parlare un po' di attualità, di cose, di meme, eccetera. Davvero? Il mio Sì. sogno. Se ti piace l'internet giornale, adorerai internet giornale live. Top. Sì, e poi vabbè, faccio il solito il format di chiappo e poi parlo di psicologia ogni tanto, poi ci penso un Psicologia. attimo. Beh, oggi toccheremo comunque il lato psicologico, no? Ebbene sì, ebbene sì. Allora, tengo a precisare che io tendenzialmente questa live la sto facendo più per me, perché mi interessa molto ciò che ha a che fare con i traumi, le esperienze traumatiche, come si superano, se si superano, capito? Come vengono elaborate. Quindi io ho saputo questa cosa circa un anno fa, dell'argomento che parleremo, di cui parleremo stasera, e sempre brava, brava Carolina. Adesso possiamo pensare ai sub di Deborah. Adesso. Il treno, Dippi, prendi il treno. E grazie mille, cara. E quindi ho scoperto questa cosa e già ero interessata. Così sì, facciamo qualcosa. E poi in realtà è passato un anno. Oh, passato un anno dai Boscar Buga quasi, eh? Cazzo, è vero? Pazzesco. È vero, ci conosciamo già da un anno io e te, Da quel Ale. giorno che ti ho Quanto tempo? incontrata con quella pelliccia. E io ti ho Cavoli, detto: ma almeno lo sai quel che gli animali mese non si intero. uccidono per fare le pellicce? Lo so, ma quello lì te l'ho detto, era di mia Lo so, nonna. tu mi hai C'era parlato di l'anima tua di mia nonna. nonna, del rapporto che avevate, di quando. No, non è vero, il rapporto no, non è successo questo. Di quando mi faceva i clisteri. Fuga, fuga. Allora, perché sei qui?
Anzi, in realtà presentati perché forse può essere che c'è qualcuno che non ti conosce, quindi presentati. Assolutamente. Ciao, sono Bugalalla, sono anche io qui su Twitch, faccio le stream anche io e niente, siamo qui per parlare di traumi. Sì, fai le stream di cosa? Che fai? Ah, faccio le stream, faccio un sacco di cose diverse, faccio un sacco di format, tra cui diciamo che sono tutti intrisi un po' di psicologia, affronto un pochino varie cose diverse, un imprinting di psicologia dietro, parlo di attualità, parlo di rimorchio, come rimorchiare la gente, parlo di argomenti di psicologia come ansia sociale, depressione, solitudine, cose del genere, ma anche differenze di genere, cose più socialmente rilevanti e attuali, eccetera. E una domanda che mi è venuta in mente adesso, te la volevo fare l'altra volta, ma poi mi sono scordata. Tu hai detto che ti eri lasciata col tuo ragazzo, ma l'aveva detto Lalla, e non ho capito se era vera quella No, cosa. l'ha detto Lalla. Lei si è lasciata col ragazzo. Io sono single da 3 anni. Ma è quel ragazzo che penso io? No, quello No? riguarda me, non è Lalla. Ah, Lalla aveva un ragazzo? Sì, Lalla aveva un ragazzo tutto palestrato, muscoloso, violento, eccetera, che per fortuna si sono lasciati. Quindi adesso. Boh, ha trovato un altro qua a Roma che si sta scopacciando. Infatti, ha dato buca all'ASMR perché fa cose lei, però. Ci vuoi spiegare questa cosa di questa Lalla? Spiegare, Abi, La gente non è capisce di cosa stiamo un'altra parlando. persona. È una persona che è una mia parente che lavora sul canale facendo l'ASMR perché io non sarei assolutamente in grado di farlo. Che grado di parentela hai con lei? Tua Mia cugina di primo grado è la cugina? figlia di mio zio, che è il gemello di mio babbo, quindi ci somigliamo tantissimo per questo. Ho capito. Non è quello che stai pensando, tranquilla. Vabbè. Lala è la versione figa di Buga. Ho Eh capito. sì, lei continua sempre a dire quando andiamo in giro insieme ci dicono sempre che lei era più figa. Cioè, ero carina anch'io, però lei è più figa. Allora, che cosa? Perché sei qui oggi? Allora, io sono qui oggi perché tu sei rimasta particolarmente affascinata e scossa contemporaneamente dal mio racconto rispetto all'incidente che ho avuto in macchina ormai 8 anni fa. Tra l'altro, ho festeggiato il 12 ottobre il mio compleamorte, che festeggio tutti gli anni. Il tuo Il complemorte? compleamorte, Quella. perché io quella notte sono convinta di essere in qualche modo morta e poi sono tornata, cioè sono andata talmente vicino che poi in qualche modo sarò tornata. Tra l'altro mi hanno messo anche in prognosi riservata, per cui nessuno sapeva se sarei potuta sopravvivere. Sono stata una settimana in prognosi riservata con tutte le macchine attaccate, intubate e tutto il resto. E quindi io festeggio ancora quel giorno perché c'è il Quando è? Ah, compleanno, c'è il compleamorte, il 12 ottobre. quindi da poco c'è stato. E quanti anni? 8 8 anni di anni. compleamorte. Tu ne hai adesso? Io ne ho 29, quindi sì, è successo quando avevo 21 anni. Sei più. Ah, pensa, io invece 22. Il mio complemorte. Davvero? Hai avuto anche tu un compleamorte? Ah sì, dai, te l'avevo detto. Per gli ormoni. Vero, vero, Un mese in terapia intensiva, se non è quello un complemorte, insomma. hai ragione. Sì, assolutamente, assolutamente. Non mi ero E. rimossa questa cosa. Ma certo, perché non te ne frega un cazzo di me. Che mi ricordo Vuoi altre solo i cose. miei genitali, cazzo! Esatto. Ma andiamo Mi fai avanti. vedere? Che cosa. Ma senti, ma vuoi che attacco la webcam pure io o stai bene così? Ok, No, no, sto bene, io ti guardo dalla diretta, non ti preoccupare. ok. E, allora, qui. Ciccodomo. Sì, Ciccodomo. Che cosa è successo quindi esattamente? Vai, vai, ci piacciono proprio. Fai, Allora, fammi un bello storytelling. faccio un bello storytelling. Allora, io quella sera lì ero uscita tranquillamente, stavo rientrando, era mezzanotte e non avevo bevuto niente, fortunatamente. Strano, ma vero. Vabbè, devo guidare. E Guidavi sostanzialmente ho te? preso l'autostrada Sì. per andare da Forlì a Cesena, stavo facendo proprio il passaggio Forlì Cesena. E non c'era nessuno in strada, fai proprio, vai in corsia centrale 110 sulla pandina, cazzo di cane. Stavo cantando dei Matthews Band, mi ricordo ancora. Cantavo Shake Me Like a Monkey, quindi aveva proprio senso. E praticamente uno dietro, io non mi sono accorta assolutamente, uno dietro mi ha tamponata.
mi ha quindi mandata a sbattere contro il guardrail e la macchina ha fatto praticamente un testa coda, cioè sono rimbalzata contro il guardrail e poi mi sono ritrovata di nuovo in corsia centrale, però al contrario, quindi in contromano, ferma, sì. Erano scoppiati ovviamente. Ho fatto un 180. Come? Hai fatto un 180. Ah, ok, se questo si chiama, va bene, non lo sapevo. 180 gradi in gira. Esatto. E quindi, niente, lì poi era scoppiato l'airbag, erano ovviamente saltate le luci della macchina, perché io ho preso ovviamente in frontale contro il guardrail, quindi l'emozione lì è stata proprio, oh mio Dio, polvere da sparo, perché non so se lo sai, ma l'airbag quando esplode fa proprio l'odore di polvere da sparo. Non ho mai assistito. Quindi io non capivo un cazzo, non capivo cosa fosse successo, è stato questo sballottamento, polvere da sparo, tant'è che inizialmente ho pensato, oh mio Dio, c'è la guerra, hanno mandato una bomba. Ma tu l'hai capito che era successo in quel momento? No, non avevo capito che mi avessero tamponato. No. Io sul momento ho pensato o che era scoppiata una bomba nelle vicinanze, o che era venuto giù un meteorite, o cose del genere, perché mi sono vista sbalzata improvvisamente via senza rendere... Scusa, non hai visto nello specchietto retrovisore? Cioè, non ci hai fatto caso? Non ho visto niente. Quindi tu hai visto soltanto, stai guidando, e la macchina si è ribaltata da sola. Esattamente. Okay. E poi praticamente io una volta che mi sono un attimo ripresa, che quindi ho fatto più così, io ho guardato cosa avevo davanti a me. Ovviamente ero in corsia centrale, al contrario, contro mano, e tiro sulla testa e vedo due fari giganteschi che mi vengono contro di un tir, che proprio arriva. Un tir? Era un tir. Ma che cazzo di sfiga di merda c'hai? Cioè, sembra proprio una scena da film. Sì, è una scena da film che non dimentico. Tipo Final Destination, cioè una cosa pazzesca. Sì. Ti giuro, veramente pazzesca, tant'è che io in quel momento lì ho avuto quei due secondi, perché comunque ci ha messo un po' a arrivare e a impattarsi, e tu non hai idea di quanti pensieri puoi fare in due secondi. No, lo so bene. E in quei due secondi ho valutato il pericolo, capito che sarei morta, e ho avuto una scarica di adrenalina pazzesca, ma sai, fortissima, così forte che mi sono messa a ridere. Infatti ho fatto... Pum, ed è arrivato, no? Anche perché ovviamente in quel momento lì vagli anche l'ipotesi di uscire dalla macchina, in realtà. Sì, vabbè, non c'hai tempo, no, c'hai non la c'hai cintura. Tempo e dici, preferisco essere spappolata qui dentro che essere spappolata là fuori. Ma c'hai la cintura? Sì, avevo la cintura, fortunatamente è stata quella a salvarmi il culo, quindi raga, mettetevela sempre. Anche perché se non avessi avuto la cintura io sarei stata sbalzata completamente fuori dal vetro e proprio fatto per il volato, perché considera che la cintura mi ha spaccato tutte le ossa. Prova a immaginare se non ce l'avevo quanto volavo forte. Da tutte le costole qui, il costato. Tutto, cioè dalla clavicola, che qua ci si vede ancora che è proprio rotta, a tutto il costato qua, tutte le costole e il bacino, che io c'ho proprio il buco, non so se te l'ho fatto sentire, tu metti il dito nel buco, però di solito lo faccio. C'ho proprio il bacino che dove tu hai l'osso normale, io c'ho l'osso che c'ha proprio la rientranza, c'ha il buco così. E perché è il segno della cintura. Poi ovviamente queste sono state le ossa che ha rotto la cintura, per non parlare degli organi interni che ha rotto la cintura, perché mi sono rotta il fegato, la vescica, la vena aorta si è rotta, quella è una delle cose più gravi. E poi comunque ovviamente con l'impatto io ho sbattuto, non avendo più airbag e protezioni, ho sbattuto con le ginocchia contro il sotto della macchina, quindi mi sono completamente accartocciata una gamba che si è rotto il femore, la gamba ha fatto così, quindi avevo una gamba che era la metà dell'altra, il ginocchio non c'era più, cioè volato via il ginocchio. E la faccia era la parte più terribile, perché io ho sbattuto di nuovo la faccia contro il volante senza airbag, e quindi io mi sono fatta un cosiddetto in medichese fracasso facciale, che pensavo fosse una presa per il culo, invece proprio il termine si chiama proprio così, fracasso facciale. Sì, quando prendi proprio la facciata contro una cosa. Infatti se tu vedi, io adesso ho un profilo molto molto piatto. Una volta non era così il mio profilo, avevo un po' più di musino in avanti, eccetera. Cioè, questo è proprio il tir che mi ha preso in fronte così, cioè il profilo piatto per quel motivo lì. E quindi niente, dopo lì mi sono proprio sfondata tutto. Ma tu tu che cosa ti ricordi dell'impatto? Ti ricordi dell'impatto? Tutto. Cioè non sei svenuta? Mi ricordo anche il dopo, no, non sono mai svenuta. Non sei svenuta? No. Cioè tu l'hai vissuto tutto? Sì, ho vissuto tutto. Che cazzo stai a dire? Ti giuro.
Perché quando è arrivato l'impatto io stavo ridendo, quindi che è successo? Che ho alzato l'adrenalina al Stavi massimo, quindi è ridendo? impossibile svenire quando è Eh l'adrenalina così, cioè nel certo. senso che stavo su, mi sono Se tenuta su da t'avesse, tipo, sola. se Boh, t'avesse presa inconsapevole saresti svenuta, forse. non lo so, non so, non ho idea a livello fisico come funzionano queste cose. E però praticamente ho preso la botta. Poi, non ho, cioè, ti giuro, adesso lì quella confusione totale, non capisci più un cazzo, sei convinto di essere morto, proprio convinto, perché quando sei lì dici, vabbè, game over, ciao, è stato bello. Però la cosa più bella è che io mi ricordo proprio di averlo preso con filosofia, cioè averlo preso come un, vabbè, è andata È male. andato così, Vedi fratelli. quando perdi un videogioco che dici, vabbè, oh, vaffanculo, uguale. In quel Lo stesso momento. spirito, in quel momento. Cioè, infatti lì è stato, poi ripensandoci, mi sono resa conto che effettivamente è molto di più, che lo dicono in tanti, però non lo sai mai finché non la vivi, è molto più grande la paura della morte, Della morte pensandoci stessa. prima, che quando ce l'hai davanti. Perché quando ce l'hai davanti, secondo me è quasi un istinto umano, quello dell'accettazione della morte, l'accettazione della fine, che improvvisamente arriva, bah, anche se sei giovanissimo, come ero io. Pieno di vita, con tutte le aspettative per il futuro. Tra l'altro, io ero appena tornata a una premiazione come attrice, però, cioè, cominciavo a fare un po' i miei lavorini da attrice così. E quando sei lì lo accetti, quando sei lì dici va bene, ok, posto. Però dopo mi sono praticamente ritrovata con ancora il mio corpo, a quanto pare, cioè, ho tirato su la faccia da quello che era il volante. E però non sentivo nessun dolore, non avevo male da nessuna Ecco, quindi tu non parte. hai sentito il dolore quando è avvenuto l'impatto? Non hai sentito Niente, niente, soltanto lo niente. Non ho sentito scossone? niente. Ho sentito crack, tanti crack. Ho sentito proprio spracatra crack e tutto. Ma ero talmente in adrenalina, talmente sembravo quasi ubriaca fradicia. Cioè, presente quell'entusiasmo che hai quando sei ubriaco fradicio? Sì. Sì, anche quella che poi ti aiuta a non sentire dolore. E praticamente la mia preoccupazione in quel momento lì era: ok, adesso viene mia mamma e scopre che fumo le sigarette. Questa è stata la mia preoccupazione numero uno. E Priorità. quindi avevo la borsa di dietro nella macchina. E quindi io la prima cosa che ho fatto, l'ho tirato sulla faccia, è stata cercare di prendere la borsa così e cercare di tirare fuori le sigarette. Ma non sono riuscita a portare il braccio indietro perché ovviamente era tutto rotto, quindi non riuscivo a muovermi. Ma sei riuscito ad alzarlo? Sì, alzarlo No, sì, perché girarlo no. comunque le braccia erano le uniche due cose intatte che avevo. Poi mi sono resa conto che il mio telefono era caduto dai pedali. E ho detto, Sì, no, sì, sì, telefono sì. là Cioè, non ci va. Allora mi sono calata per prendere sul col telefono. rischio che ti tipo bucavi i polmoni con tutto rotto lì dentro. Esatto, tra l'altro io non mi sono, cioè io proprio tranquilla pensavo di stare bene, io pensavo di stare bene. Infatti mi sono resa conto che era grave quando ho tirato giù il braccio così e tirandolo su mi sono aperta il braccio con il mio stesso osso che usciva. No, Dio mio, Sì, Luca, sì. no, cazzo, no. Sì, Cazzo di priorità hai? Ma scusa, ti ha preso un cazzo di tir, cioè anche se Guarda non che in quel senti momento lì non niente. capisci un cazzo, in quel momento lì non capisci un cazzo, vai di Ma riuscivi a automatismi. respirare? Bene, cioè normale. Respirare? No, Cioè, non, no, non te. probabilmente no, perché avevo i polmoni pieni di sangue, però in quel momento respiravo perché non mi ero accorta. Tra l'altro io non avevo più la faccia, io non avevo più la mandibola. Porca troia. Io me la Cioè, immagino tipo mi si è un staccata ammasso di carne trita completamente nella macchina che cerca di prendere il il telefono, così. cellulare e nascondere le Cristo sigarette, capito? Questo. Dio. Sì, Cioè, tu ti tra sei aperta l'altro. il braccio col tuo osso? Sì, con la mia rotula che era sfracassata e usciva così. E l'hai sentito quello, neanche quello? No, no, quello l'ho sentito. Quello l'ho T'ha fatto sentito. male? Incredibile, ma quello l'ho sentito. Poi, praticamente la cosa assurda è che dopo mi sono resa conto che non sentivo niente, che ero tutto vattato. Quindi ho fatto così e ho sentito del gran liquido viscoso. Quindi mi sono guardata giù, ho visto che ero piena di sangue e che continuava ad uscire dalle orecchie, cioè usciva tantissimo sangue dalle orecchie, Dalle ma anche a orecchie. spruzzo. Sì, perché io ho avuto un trauma cranico che quando ti va di culo il sangue esce dalle orecchie, quindi hai un'emorragia interna che però. Ah, che può sfogarsi, che può. Esatto. Ok. Quindi lì mi hanno sempre detto: quella è stata la tua botta di culo che è uscito il sangue Ma dalle il timpano è rimasto intatto? orecchie. Sì.
cazzo è possibile sta cosa? Vabbè, io stranissimo. Non ti so spiegare come io sia riuscita a fare tutto ciò. E poi avevo i polmoni collassati, quindi si stavano pian piano riempendo tutti di sangue. E fortuna ha voluto che sono arrivati ad assistermi in tempo, anche se quegli stronzi che mi hanno tamponato non hanno chiamato i soccorsi, perché loro erano rimasti chiusi in macchina per paura, perché erano convinti che fossi morta, sicuro che era morta, si erano impressionati dalla scena. Ma chi dei due? Quello, il camion? Sia il camionista che quello che mi hanno tamponata, anzi erano là insieme a parlare, stando lontani dalla macchina perché avevano paura. Ma non sono neanche venuti a vedere? No, perché erano impressionati. Ma sul serio? Sì. Vabbè, erano magari presi dal panico pure loro. No? Sì, sì, infatti. Okay, non vabbè, si può tirare giudizi su queste cose. È comunque missione di soccorso. Sì, 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 no, per carità. Non sono giustificati. Fatto sta che è arrivato un terzo, fortunatamente, sulla scena, che ha subito chiamato l'ambulanza e è venuto a vedere come stessi io... In macchina. A quel punto sono arrivati anche loro due. Io mi ricordo queste tre persone che tra loro dicevano: no, ma è morta, no, no, ma è morta. E io che cercavo di dirgli: no, sto bene, va tutto bene. E loro mi continuavano a dire: no, 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 è morta. Quindi dopo ho pensato: ma non è che io in realtà tutte quelle cose che pensavo di stare facendo non le stavo facendo? Mm-hmm. E sì, forse il braccio me lo sono aperto fuori in un altro modo. Perché, muovendomi in un altro modo, perché io è inutile, ero convinta di dirgli in faccia a loro che andava tutto bene, stavo bene, e mi sentivo rispondere: è morta, questo è il mio ricordo, quindi sicuramente c'è qualcosa che non va, fatto sta. Ma magari l'hai detto a così bassa voce che non si è sentito? Può essere, fatto sta che sono arrivati subito i soccorsi, e hanno chiuso la strada, hanno messo tutte le fiaccole, tutte le robe, così, e mi hanno fatto subito l'adrenalina. E poi capirai, hanno... un'altra scarica d'adrenalina, voraccia, esatto. Dopo già quella che hai avuto, cioè, porca troia, esatto. E poi mi hanno subito messo il drenaggio e ai polmoni, perché stavo collassando di polmoni, e mi hanno richiuso la vena aorta subito. Cioè, sono tutte le cose d'emergenza che mi hanno fatto, penso addirittura anche in macchina. Cosa hanno fatto i polmoni? Hanno messo il drenaggio, ah, per far uscire il sangue, ok, penso di sì, sì. E infatti io ho ancora il segno qua sotto della cicatrice, del drenaggio, eccetera. Quello si fa anche di emergenza con la penna. Ci sono persone che riescono a farlo con la penna. Vabbè, sì, anche la tracheotomia qui, sempre la stessa cosa, sempre con la penna, tipo che ti buchi per non soffocare. Esatto. Quello. Più o meno il principio quello. E poi niente, loro erano sconvolti del fatto che io continuassi a parlare. Cioè io continuavo a dirgli: sono allergica all'occhi, gruppo sanguigno B positivo, abito qui, numero di telefono di mia madre è ta-ta-ta-ta-ta, numero di telefono del mio ragazzo è ta-ta-ta-ta-ta, chiamate questi, poi io non voglio essere seppellita a Mordano, cioè tutte queste cose continuavo a dirle a palla, e la cosa che mi premeva di più continuare a dire è: nascondetemi le sigarette nella borsa, che sennò mia mamma mi ammazza, che se non muoio questa cosa mi ammazza lei. E infatti dopo l'hanno anche detto a mia mamma sta cosa, che l'infermiera è andata lì e ha detto: senti, l'aveva raccolto sua figlia, aveva il terrore, cioè che lei scoprisse le sigarette davanti a questo, forse, cioè, sono un po' di priorità da rivedere nella vostra famiglia, vedete un po' voi. Infatti poi mia mamma finalmente si sentiva un po' la merda che si stava comportando con me, ma bene. E basta che io ho riportato tantissime lesioni, soprattutto agli organi interni, con quelle le cose che preoccupavano tanto, perché avevo delle emorragie interne in continuazione, cercavano di, in un modo o nell'altro, di tamponarle, ma appena tamponavano una ne usciva una dall'altra parte, quindi io stavo rischiando seriamente di lasciarci le penne di reazione. Si sente più? No, si sente. Cazzo dici? Si sente più? Si sente. Cioè, si sente. Sicuramente Loki era la prima opzione farmacologica in quel momento. Buca, non ha più la mandibola, diamole un Oki. Ecco, quella è stata la parte più inquietante, perché io non ho perso la mandibola di sotto, ma ho perso quella di sopra. Cosa? Quindi praticamente, sì, perché io fracassandomi la faccia ho quindi la mascella, non la mandibola. Si chiama mascella. Oddio, mascella è sopra, mandibola è sotto. Ah, ok, perfetto, allora mascella. Però praticamente mi sono fracassata così, no?
Quindi si è rotto tutto, cioè ovviamente ho preso la botta e poi sai che le crepe fanno... Sì, quindi ti è rientrato tutto? Ho preso il volante qua, tra l'altro l'ho rotto il volante. E i denti? Cazzo di ninja, con la testa spacco le cose. I denti? I denti si sono staccati completamente tutti insieme, come fosse una dentiera. Non ci posso e ne ho perso. Ma quindi non sono i tuoi denti? No, no, sono i miei denti, però ne ho perso uno, che questo è finto, uno solo. Scusa, se si sono staccati tutti? Sono staccati tutti, ma tutti insieme, cioè si è staccata proprio... Vedete le dentiere delle vecchie come sono fatte? Ah, si è staccato proprio tutta quanta la gengiva? Si è staccata tutta tutto il palato, attaccati al palato erano. Ok, quindi sono rimasti dentro. Ok. Che cosa è successo dopo? Che io avevo il palato che mi ballava in bocca come un apparecchio mobile e l'istinto era di sputarlo. Buca, questa cosa mi sta mettendo un'ansia. Lo so, cioè, non è, non è possibile che tu ti ricordi tutte ste cose. Sì, me le ricordo perché poi chiaramente dopo, all'inizio non mi hanno fatto subito tutti gli interventi, mi hanno fatto solo quelli d'urgenza. Quindi anche se mi avevano un attimo rimesso un pochino la bocca lì, ma non l'avevano ancora operata. Quindi avevi il sangue in bocca? Quindi, avevi, il sangue in bocca? Avevi il sangue in bocca? Sì. Piena. Cioè continuava a uscire? A uscire, sì, assolutamente. L'avrei anche ingoiato, quindi? A voglia, sì, sì, sì. Ma il problema è che in quei momenti lì tu non... Cioè, vai in automatico. Tu vai, tu funzioni. Non ti rendi neanche conto perché la tua priorità è sopravvivere e continuare a fare le cose. Continui a fare le cose. Quindi tu vai in automatico, ti partono gli automatismi. Il naso? Naso era, non c'era più. Non c'era il più naso. Non c'era più. Poi me l'hanno rifatto uguale. Ecco, una cosa che io... Dici, ma adesso non ce l'ho più, fammelo bene, no? Cazzo, mi ero rotta tutto, gli zigomi. Ma ho detto, ma raga, ma divertitevi un po', usate un po' di creatività, rifatemi un po' meglio di prima. Fatemi il nasino un po' più, non so, un po' all'insù, o mi fate un po' più di zigomi. Mi ricordo che quando entravo, avevo fatto un video, i miei genitori, c'è ancora quel video, dove sono io... che se entro in sala operatoria e continuo a dire fatemi gli zigomi come Angelina Jolie, fatemi gli zigomi come c'è il come video? Angelina Jolie. Sì. C'è il video di questa cosa? Beh, lo voglio vedere in privato, ti prego. Te lo manderò. Ti prego, mandamelo. Te lo manderò in privato perché... Ma cioè, eri tutta fasciata nel frattempo, com'eri? Io ero... Hai presente proprio la le mummia? Persone disabili che dici questa... Ero senza faccia, completamente sfigurata, senza i denti qui, me li avevo un attimo riappoggiati, ma avevo gli incisivi qui. Quindi avevo i molari, quando sono venuto avevo i molari. Porca troia, ce l'hai spostata, traslata. La... Sì, era traslata perché ovviamente l'avevo un attimo riappoggiata solo. Poi, ovviamente avendo tutte le ossa della faccia distrutta, la mia faccia era così. Gigante, una palla gialla, proprio il colore dei cadaveri quando si gonfiano, uguale, e tutta intorpidita, cioè io proprio mi toccavo la faccia e arrivava qui. Ma sentivi così dolore in quel momento lì? No, quando ho ricominciato, allora, non ho mai sentito dolore, praticamente mai, anche perché quando sei in coma ovviamente non senti niente. Quindi sei andata in coma? In quel momento, sì. Questo. Ma ti ci hanno mandata loro? Grazie Mattia. No, sono andata io e poi dopo 3 giorni ne sono uscita e mi hanno messo nel farmacologico. Ah, quindi hai vissuto anche il coma? Sì, ho vissuto il coma. E com'è? Come un'anestesia totale? Sì, più o meno sì, nel senso che io ho sognato tantissimo e quindi ti ricordi anche bene i sogni, diciamo che sono un po' più come dei sogni lucidi rispetto ai sogni normali. E quando ti svegli dal coma, quei sogni lì ti sembrano quasi dei ricordi molto più vividi. Ma l'idea è che sia passata una notte. Cioè, già ho fatto proprio una bella dormita, ho sognato un sacco, è passata una notte. Quindi tu non te ne sei accorta di essere andata in coma? Pensai di esserti addormentata? Pensavo di essermi addormentata e pensavo di essermi svegliata il giorno dopo, perché quello prima c'era stato l'incidente, invece erano passati più di una settimana. Quindi non c'è una sorta di... Che questa cosa me la sono sempre chiesta, quando una persona va in coma, no? Cosa sente? E semplicemente si addormenta. Cioè, o è tipo quando svieni. Perché quando svieni la botta è molto forte. Cioè, tipo, stai sveglia, boom, svenuta. Invece quando ti addormenti è una cosa un po' più dolce, capito? Io mi ricordo che mi è scesa l'adrenalina e sì, è stato proprio come un... Te sei tipo abbioccata. Di addormentamento, sì. Ok. Perché è successo in ambulanza mentre mi stavano già portando via.
Beh, il coma, devo dirti la verità, non è una cosa particolarmente traumatica. Il farmacologico è un po' diverso perché rimani sempre a metà tra coma e realtà. Cioè, diciamo... Quindi non è uguale? No, non è uguale, perché il coma profondo è proprio un coma in cui caput, cioè dormi, fine. Mentre nel farmacologico senti gli stimoli esterni e riesci anche ad aprire un po' gli occhi ogni tanto. Ah, davvero? Sì. Quindi è una specie di dormiveglia. Sì, è un dormiveglia continuo, molto confuso, in cui tu hai degli input esterni. Io, per esempio, adesso ti spiego, ero in una stanza, ovviamente, quando sei in rianimazione, tu hai il tuo spazietto separato da dei... tipo dei divisori, di quelli di sparti, come si chiamano, dai, cose, i separé, come separé, okay. Bravissima, i separé. E poi davanti, di fronte, c'è tipo una specie di centralina dove ci sono tutti gli infermieri che stanno ai computer e vedono tutti, monitorano ogni paziente come sta andando, no? Quindi nel momento in cui succede qualcosa di grave escono dalla centralina e vanno dal paziente, e di solito c'è un'infermiera adibito per ogni paziente, ne è praticamente il tuo infermiera personale. E io avevo presente le luci, avevo presente che avevo questa cosa rossa sul dito. Ragazzi, ferma un attimo, c'è buga in chat, nel senso che se taggate lei il tag lo vede, quindi potete chiedere direttamente a lei le cose senza taggare me. No, sto dicendo a loro perché taggano me, perché io gli faccio le domande. Vi ricordo che potete taggare anche lei, quindi taggare magari tutte e due, così se sfugge a me risponde lei e viceversa. Ok, sì, infatti, così mi viene evidenziato. E quindi io vedevo attraverso le palpebre, sai quando sei proprio che ti trema anche un po' la palpebra, quindi vedi, non vedi, no? Io vedevo queste lucine blu, vedevo queste persone che si indaffaravano dietro a dei computer, che erano tutti bardati, che era tutto, che eravamo tutti in delle cabine piene di tubi, e io lì sono andata in avatar. Cioè, io ero convintissima che fossimo dentro una navicella spaziale sotto esperimento e che il nostro corpo era lì, ma noi con la mente saremmo dovuti andare da altre parti, e loro monitoravano tutto il nostro viaggio. Quindi mi sono fatta un viaggio per una settimana in questo modo. Infatti Avatar, poi dopo ci ho ripensato, a me sembra molto la narrazione di un coma. O di un, potrebbe di un esserci coma una sottolettura del genere. Non lo so, perché non sono appassionata né di Avatar né di cinema in generale, però... Non ti piace il cinema? Mi piacciono le serie TV. Il cinema non tantissimo, perché mi lascia sola. Ti lascia sola? In che senso? Sì, sono abituata alle serie TV che mi fanno sentire a casa, che mi accompagnano, mi fanno compagnia. Perché durano mi fanno di più. Fidelizzazione, esatto. Okay. Durano di più, invece il cinema è come se desse due schiaffi e poi ti lasciavi da solo. Vabbè, quindi te la sei giocata bene, diciamo, per sì, la storia della navicella. Mi sono anche divertita, devo dire la verità, perché il mio viaggio era figo. E tra l'altro... ogni tanto in coma farmacologico i pazienti si semisvegliano, cioè nel senso che puoi anche parlare. E io interagivo con il mio infermiere proprio come se fossimo nella navicella, no? Quindi io gli dicevo... Che sì, è il comandante. Siamo tornati alla base, quando il prossimo viaggio? Cioè tu gli dicevi questo o pensavi di dirglielo? No, glielo dicevo veramente. Ah, glielo dicevi proprio. Mi dicevano, sei la più chiacchierona qui dentro, perché di solito quelli in coma sono tutti caput. E una delle scene più brutte che ho visto è stato, perché comunque quando esci dal coma, non è che ne esci dal farmacologico, non è che esci dal coma che dici un giorno ci sei e il giorno dopo sei sveglio. Ma quello farmacologico, quello normale sì invece? Quello normale sì. Okay. Però io sono passata da quello normale a quello farmacologico, sì, perché sì. Ci hanno messo loro. Quindi non saprei com'è uscire definitivamente da quello normale da soli. Fatto sta che cioè mi hanno fatto uscire piano piano, sicuramente hanno tipo... scalato, dosaggi, sì. Non lo so. Fatto sta che io piano piano riprendevo sempre più coscienza di dove ero, cosa facevo. Non è che c'è stato proprio il vero e proprio pum risveglio. Mm-hmm. C'è stato il pum risveglio quando mi sono resa conto che non ero nella navicella e che ho avuto un incidente e che ero in un ospedale. Lì c'è stato il pum risveglio. Però ero sempre un po' lì a metà nel mondo dei sogni, cioè ero sveglia, nel senso che aprivo gli occhi e rispondevo, quando mi dicevano sputa, sputavo,
però anche perché io per tante tante settimane non potevo deglutire, non potevo, quindi dovevo sputare sempre, o avevo un macchino che mi aspirava. Ho capito, quindi flebo e il resto sputavi. Sì, ma io sono stata attaccata alle macchine per un po', poi comunque hanno i polmoni non si riminchiavano, infatti è stata una cosa assurda perché a un certo punto mi volevano fare la tracheotomia, mi stavano per portare in sala operatoria per aprirmi e farmi la tracheotomia, e poi all'ultimo mi sono ripresa da soli. Cioè, poi ho avuto un sacco di botte di culo io in questa cosa. Sì, la fortuna nella sfiga più totale. Perché non so se sei stata più sfigata o più fortunata onestamente in questa storia. È difficile da... No, sono stata fortunata. Sei stata più fortunata. Io oggigiorno lo rifarei. Cioè, nel senso che mi ha portato bene in tutto. Cioè, è stata una di quelle botte di vita che mi ha fatto prendere la vita in un modo completamente diverso. E se non ci fosse stato quello, probabilmente ancora oggi non avrei un senso nella mia esistenza. Allora, quindi, prima di andare sul fattore psicologico, le operazioni della faccia, insomma, tutte queste cose qui, dove si collocano a livello temporale? Prima, dopo il coma? No, dopo il coma. Prima stai in coma e ti fanno riprendere. Allora, tu sei arrivata in ospedale. Sì, dopo quanto sei andata in coma? In urgenza. Subito. Cioè, io ho già fatto la prima operazione che mi hanno fatto, io ero già in coma. Ah, quindi sei arrivata e sei andata in coma. Cioè, cascata sì, l'adrenalina e sei andata in ambulanza. Coma. Ok. Sì, ero ancora poi in ti sei risvegliata e lì ti hanno operata le cose più urgenti. Esatto. No, raga, io ci sono in chat, vi ci leggo. Sta in chat, ragazzi, l'ho taggata. Sì, ci sono. No, non bevevo neanche l'acqua, non riuscivo a fare assolutamente, non riuscivo a deglutire. E quindi poi, durante il coma, hanno fatto qualcosa, a parte l'operazione appena sei arrivata? Ho fatto quelle operazioni lì, giusto per chiudere le emorragie interne gravi, e poi mi hanno lasciata là, in rianimazione, a cercare di riprendermi. E... poi diciamo che ho fatto 2 operazioni alla gamba e 3 operazioni alla faccia, ognuna di 8 ore, tra l'altro, in faccia, per ricostruire tutte le ossa qua, veramente pesanti. E sono anche ancora mezza bionica, perché io ho tutte placche di titanio, tutte qua, ho tutte le cicatrici ovviamente sono qua sotto, però qua sotto ci sono delle catene che tengono legata l'arcata superiore alle altre ossa della faccia, tant'è che se tipo io saltello, adesso ormai sono abituata e non mi dà più fastidio, però se saltello io sento ma davvero? Sì, perché non è più collegato, cioè non è più lo stesso osso, sono semplicemente attaccati insieme con dei chiodi. Ok, quindi ti sei svegliata dal coma. Ah, le braccia e la gamba te l'hanno fatta quando? La gamba me l'hanno fatta subito perché ero in emorragia interna, perché comunque anche l'osso era spaccato in due, sì. E faceva così. Quindi mi hanno messo un ferro esterno, praticamente era un ferro che faceva una specie di maniglione antipanico, io lo chiamavo il maniglione antipanico, era un ferro così che semplicemente da che l'osso era rotto e aveva fatto così lo riportava in sede. Okay. Semplicemente per farlo stare in sede, perché a quanto pare se hai una frattura scomposta che va così, bisogna tenerla così il meno possibile, cercare di rimetterlo in sede il prima possibile. Per una risonanza magnetica come fai? Le faccio tranquillamente perché ho tutti i fogli, anche per l'aeroporto i fogli. E poi niente... Mi ha fatto quell'operazione di urgenza lì. Io, tra l'altro, quando mi sono svegliata dal coma, che ho cominciato un attimo a prendere confidenza con... secondo me è buffa. Ho preso la maniglia che pensavo fosse la maniglia del letto per tirarmi su. Invece era la maniglia che avevano attaccato alla mia gamba. No. E mi è venuta dietro la gamba così. No! Quindi ho alzato le lenzuole e ho detto, che cazzo hanno fatto? Ma hanno messo una maniglia attaccata alla gamba perché ho una maniglia? C'era lì mia mamma, fortunatamente, mi diceva, no, stai tranquilla, va tutto bene, ma perché? Ma te potevi fare pure dei danni con sta cosa, mortacci tua. Sì, ovviamente, sì, ma poi non hai idea, anche durante, quando sei in coma, comunque ti muovi, ma come farmacologico, ovviamente, ti muovi, io mi strappavo i tubi, strappavo il flebo, beh sì, perché mi davano fastidio, quindi io mi grattavo, mi toglievo, che non sei cosciente... Quindi senti questa cosa qui e dici, che è sta roba? Gratti via, togli via.
Oppure senti che dà fastidio il drenaggio, togli via. E quindi ti sei svegliata dal coma, ti sarai vista allo specchio? T'hanno passato no, uno specchio? No, non mi permettevano di vedermi allo specchio. Ah. Questa era la cosa che mi faceva più paura. Quindi tu volevi? Io volevo assolutamente vedere e nessuno mi ha permesso di farlo. Anzi, è arrivato lo psicologo prima che lo diceva anche ai miei genitori, non permettetele mai di farle vedere allo specchio finché non abbiamo fatto tutte le operazioni, mi raccomando, perché sennò questa non si rinchia più e tutto il resto. Quindi, no, il problema è che io avevo anche comunque una concezione tattile della mia faccia, perché lo sai com'è, quando le mani si fermavano qui, dicevo ok, qui c'è qualcosa che non va. E poi la cosa che mi ha sconvolto di più era la mia amica infermiera, che è diventata mia amica, che mi puliva sempre il culo. E praticamente a un certo punto mi fa, ma ci sei su Facebook? Sì, sì, e allora le ho dato il mio nome, lei mi ha cercato. E non ti riconosceva? No, mi ha detto, ma non sei questa? Sì, sì, sono quella. Ah, che fa? Sei tu. Greve! Poi mi fa proprio, ma come sei bella! E quindi lì tu hai capito che eri in altra, cioè in altra faccia? Sì, io a me lì è proprio venuto il panico, ho detto ok. Sì, vabbè, ma l'infermiera un po' rincoglionita però, eh? Sì, era anche un'apprendista. Che cazzo, però non devi essere, cioè, non devi essere neanche apprendista per capire una cosa del genere, cioè. Comunque quando ti fanno il bagno, perché lei si occupava della mia, diciamo, igiene, cioè... Sì, ho capito, quelle che ti puliscono il culo con la padella, eccetera, eccetera. Era tipo al terzo anno, stava facendo il tirocinio, quindi non è che... Sì, capito, basta avere un po' di cervello, non c'è bisogno di studiare per capire che se vai di così a una persona, vabbè. E quindi, dopo quanto sei riuscita a guardarti allo specchio? È solo quando sono uscita dall'ospedale, però io fregavo perché ero riuscita a specchiarmi contro il dispenser delle salviette. Sai che è tipo trasparente di plastica, quindi ero riuscita semi a vedere un riflesso di com'ero. E in quel momento lì mi sono detta proprio, vabbè dai, sono gonfio. Io mi ricordo che avevo gli occhi a cinese, proprio che ero tutta gonfissima, la faccia veramente gonfia, che avevo gli occhi così. Ah, tra l'altro, a proposito di occhi, io sono rimasta strabica. Tra l'altro ancora un po' di strabismo, se metto gli occhi tipo... No, da questo lato. Se non riesco a farvelo vedere, ma ho un leggero strabismo se giro gli occhi, perché... No, adesso non si nota più, solo in certe foto si vede, ma neanche tanto. Perché ho preso un trauma cranico che è andato a ledermi uno dei quattro muscoli che girano l'occhio. Quindi praticamente uno dei quattro muscoli non si muoveva più, era paralizzato, e quindi l'occhio non si muoveva più, quindi avevo un occhio fermo e l'altro che si muoveva. Questo dici, vabbè, oltre ad essere antiestetico, tu vedi doppio, cioè come quando incroci gli occhi. Sì, certo, se uno rimane fermo, ovvio, vedi due immagini. Ma costante. Ma adesso cioè, adesso ci ho messo un anno a riprendere la vista, un anno, e io giravo con la benda come i pirati. E quanto sei stata in ospedale? 2 mesi e mezzo, pochissimo in realtà, perché tra l'altro stavo cominciando a sclerare, che volevo andare via, e quindi mi hanno concesso di andare via. Allora, quanto sei stata in terapia intensiva? Sono stata in terapia intensiva 2 settimane. Poi ti hanno messo in che reparto? Poi mi hanno messo in maxillo facciale e mi rimpallavano tra maxillo facciale e ortopedia. Perché mi facevano un intervento di ortopedia e uno di maxillo, uno di ortopedia e uno di maxillo, quindi... Io c'ho lo strabismo di Venere, ragazzi. Che c'ho... Lo strabismo di Venere è anche molto affascinante, Ma de che? De che, raga? Ma anche Ale DJ l'ha detto, ma quando mai? Piace a tutti lo strabismo. Ma che vuol dire? Sei un cazzo di strabismo, cioè non è bello per antonomasia. Non... Ma come fa a essere bello lo strabismo di Venere, ragazzi? Ma che state a dire? E passano le fossette di Venere, però sta Venere non è che deve essere bello. Cioè, nel senso, metto la gamba monca di Venere, allora è bella per la gamba monca perché ci ho messo Venere alla fine. È un cazzo di strabismo. Cioè, è terribile, non è bello. No, si chiama di Venere non perché di dire bello, perché ce l'aveva un... Una Venere in qualche opera d'arte, però non mi ricordo bene quale, ma anche le fossette qua dietro sono... Ma le fossette, ma le fossette sono carine, per carità di Dio, ma lo strabismo non è che dice, che merda, quella c'ha lo strabismo di Venere, ma neanche di, mamma mia, ma quanto è bella quella lì con l'occhio monco che gli si gira all'incontrario, cioè, voglio dire. Davvero!
Ah, io ce l'ho e vi dico che mi mette abbastanza in imbarazzo certe volte. Vi dico che quando stavo facendo la laminazione alle ciglia ero molto nervosa perché ero arrivata tardi e ci stava questa che mi metteva sta cosa qui e io ero, regà, stavo sudando e c'avevo l'occhio che faceva così. Mi faceva, cerca di non storcere gli occhi. Sta cosa è durata tipo 3 minuti, ma l'ho fatto una cosa come 67 foto e l'occhio sempre più storto. Non è riuscita a fare una foto con l'occhio dritto. Non c'è, alla fine non c'è riuscita, e se ne andava via. Una certa l'ha presa così e ha Però fatto: senti, forse è il caso che le lasci così le foto, non è il caso, veramente. Già siamo in ritardo, quindi no, non in ogni penso. caso, vabbè, tu non hai uno strabismo evidente, No, 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 non assolutamente. si nota se non in alcune parti. Ci sono alcune volte che l'occhio se ne va. Ed è quando sono proprio determinate situazioni. Quando mi sento, quando devo guardare lontano qualcosa, quando sono nervosa e tipo sotto pressione e devo guardare un punto, mi si storce. Infatti, quando andavo a scuola, io chiudevo sempre un occhio per guardare la lavagna, perché mi si storcevano e mi si sdoppiava la lavagna e mi vedevo un cazzo. E quindi stavo lì Ecco. e chiudevo l'occhio così per vedere la lavagna, quindi. E niente. Io sono andata avanti a vedere doppio per un anno. Poi se ti dico come ho risolto il problema, ti metti a ridere, perché è Vai. veramente assurdo. Allora, mia mamma mi ha portato in giro per medici di tutta Italia. Siamo andati anche in Svizzera Ah, con tra l'altro, altri. scusami, ma tua madre hai visto, nonostante si sforzasse per non fartelo vedere, hai Sì. visto che era sconvolta? Cioè, l'hai notato il No, 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 suo? mia madre è un cazzo di caterpillar, poi è un Ok. medico, quindi lei è entrata in sala operatoria ad assistere alle operazioni perché voleva vedere. Vabbè, Cioè. lei essendo un medico, quindi l'hanno fatta entrare per questo? Sì, l'hanno fatta entrare, poi era una compagna di università di quello che mi operava, Ah, quindi si ok. Quindi conoscevano. non ha fatto trasparire nulla. No, no, no. Lei anzi, è, appena mi sono svegliata, lei tutti i giorni arrivava la mattina, veniva da me, alzava le lenzuola, guardava i valori e poi faceva, ah, ok, questo C2, hai questo C3. Perché poi lei è fisiatra, no? Quindi la riabilitazione me l'ha fatta lei. E Porca droga. Ma sta la cosa. prima cosa che mi Dimmi, dimmi. ha detto, è stata, tu ritieniti miracolata da Dio perché hai, mi ha spiegato come è fatta la colonna vertebrale, praticamente si collega il cranio alla colonna attraverso un ossicino che è una specie di forchetta. È una forchettina così e praticamente si infila così il pezzo della testa e che si unisce poi a tutta la colonna, ok? Io mi sono rotta questa forchetta qui. Cioè che se andavo giù di 1 mm rimanevo paralizzata per sempre. Ma tua madre è una persona severa? Molto severa? Adesso no, però lo è stata, sì. In quel momento lo era. E ti ha portato, cioè che cosa psicologica ti ha portato il suo essere così proprio chirurgica? No, quello per me era meglio, Era meglio? perché sì, era meglio perché tutte le altre persone che vedevo, che le incontravo, facevano proprio la faccia di chi sei. Anzi, ti dico solo, la mia migliore amica è entrata dentro la stanza di rianimazione, mi ha guardata e poi ha cominciato a guardare gli altri per vedere dove No, non ti è riconosciuta. ero. No, ma ero irriconoscibile, cioè ero un ammasso di carne trita, praticamente una palla di una polpetta ero, quindi sta. È successo nel 2012, raga, 12 ottobre Cioè, capito, regà, 2012. nel 2012 è quando stavo morendo pure io. Quando sono andata in ospedale, ce l'avevamo già detta questa cosa. Tu, che Cavoli. mese però? Ah, ottobre, detto. Io Ottobre. invece. No, a me era già successo. A Ah, me era ecco. successo ad aprile. Aprile, maggio, no, tutto maggio. Invece te è successo dopo. Quando io mi sono fatta iniettare di psicofarmaci perché avevo 70 attacchi di panico al giorno, te era il periodo in cui ti è successa sta cosa. Esatto, E quindi esatto. niente, mi stavi dicendo, ciao Ciumando, mi stavi dicendo che sei andata con tua madre a fare i giri d'Italia? Sì, sono andata a fare i giri d'Italia per sentire i vari medici, oculisti, eccetera, su per quanto riguardava la mia diplopia, perché proprio non si capiva che cosa si potesse fare, perché tutti dicevano non si può fare niente. Qui non è operabile, è operabile solo in senso estetico, che ormai non ho capito perché, cioè nel senso possiamo ridare la ma non la vista, sulla vista non si opera. E quindi anche la disperazione di dover rimanere per sempre disabile per quanto riguarda la vista, no? Non avresti Anche neanche potuto perché. guidare? No, O no, io sì? potevo guidare perché portavo degli occhiali prismatici,
che sono terribili perché sono questi occhiali che hanno al loro interno tutti dei, proprio dei prismi che ti permettono di unire le due immagini. Cioè tu vedi doppio, quindi vedi due immagini diverse e l'occhiale col prisma ti permette di unirle. Però okay, cosa significa? Il prisma sono tutti, come dire, riflessi che si vanno a incrociare, quindi tu vedi ovattato, cioè vedi sempre annebbiato, quindi o vedi nitido doppio, sì, o vedi tutto annebbiato unico. E puoi guidare vedendo annebbiato? Sì, in realtà puoi guidare anche con un occhio solo, cioè ti è permesso, io infatti mettevo la benda e guidavo Ok, ok. Con quegli occhiali lì, in realtà puoi guidare anche con quegli occhiali lì, però boh, io non mi trovavo. E la cosa che trovavo più bella esteticamente e anche più comoda era andare in gioco con la benda. Poi la cambiavo in continuazione perché dopo un po' ti si stanca un occhio, quindi facevo sempre così, no? Anche per usare un po' tutti e due. Per cui la cambiavo, tra l'altro me l'ha comprata mio babbo in un negozio di costumi per bambini. Geniale. Io andavo in gioco proprio con la benda da pirata, bellissimo. Fatto sta che una sera sono andata a fare questa festa che c'era a casa dei miei ex coinquilini, insomma nella casa dove stavo io quando studiavo, e praticamente hanno fatto sta grigliata, adesso lo dirò con una parafrasi, e c'è stato uno di loro che aveva portato della medicina erboristica. E quindi mi ha detto: Buga, visto che c'hai tanto dolore alla gamba, le cose, dai, perché non provi questa medicina erboristica? Che non provi Erfiodena? Che tra l'altro io non avevo mai, praticamente mai usato, se non forse due volte in tutta la mia vita, così. Quella sera lì, però, un po' presa dalla disperazione, un po' che era il primo evento sociale a cui partecipavo dopo un sacco di tempo, così ho detto, così, dai giù, e a un certo punto comincio a dire, raga, ma mi vedo dritti! Io mi vedo bene! E così, e tutti mi dicevano, vai, drughe! Cioè, insomma, in romagnolo, vai a dormire! Sei strafa, che cazzo mi dici così? Quindi sono andata a letto, mi sono addormentata, e il giorno dopo mi sono svegliata, l'occhio si muoveva, io vedevo benissimo, e il problema era risolto. Ti sei fatta una canna e sei risolto il problema. Capito? Ma che cazzo stai di? Te lo giuro. Ma com'è possibile? Te lo giuro. Io dopo ho telefonato ai medici di nascosto, mia mamma ovviamente, mai certo, una cosa del genere. E ho chiamato i medici, un paio di quelli che mi avevano visitata, gli ho raccontato questo evento. E loro mi hanno detto, effettivamente potrebbe essere che in realtà il muscolo non è leso, ma era tipo bloccato, leso, sarà ma era incastrato, bloccato, era tipo contratto, come quando hai le contratture qua, era contratto. E rilassandosi si è sbloccato? Ho preso questa cosa che è un mio rilassante, quindi rilassando il muscolo ha fatto proprio clac, e si è rimesso in sede. Non ci posso perché qua vedere. Erano tutte fratturate le orbite, quindi è probabile anche che tra le varie fratture si fosse accavallato su una frattura, non lo so. Quindi poi si è rilassato e così. Vedi, a volte come basta poco. Vabbè, questo lo potresti, cioè lo potevi raggiungere anche con uno psicofarmaco, secondo te? Sì. Sì, vero? Sì. Tipo uno Xanax, una cosa del genere. Qualunque mio rilassante sarebbe funzionato. Tra l'altro me ne hanno dati anche, secondo me ne hanno anche dati quando ero in ospedale, però non era sicuramente ancora tempo. Ciao Babu, in realtà non ti ho mai visto, però vabbè, non mi ricordo del tuo nome. Povero Babu. Delle lesioni interne, ad oggi, ci stanno degli strascichi? No. No? Cioè, però come niente, se non fosse successo niente? Sì, roba al cioè fegato? Io sono una riforma... No. Allora, il mio fegato era bellissimo perché ne era rimasto un quarto. Cioè, era rimasto un quarto del mio fegato, tutto il resto era completamente distrutto e spappolato. E tu vedevi dalle ecografie proprio ogni giorno che va così, diventava così, diventava così. Ma si è rigenerato si o è rigenerato. Quello spappolato si è rimesso a posto? No, si è rigenerato. Si è rigenerato proprio il fegato? Che dici, cazzo, l'ho studiato a scuola al liceo classico quando c'era, no? Quello che l'avevano attaccato con le aquile che gli mangiavano il fegato, perché tanto questo si riformava tutte le volte. E non è una leggenda, cioè si riforma davvero in pochi giorni. È pazzesco. Ma anche a una certa età? Non lo so. Cioè tipo, a 50 anni può succedere lo stesso questa cosa?
Beh, credo che sicuramente ci sarà un rallentamento, però come quando ti tagli, i tagli si rigenerano anche a 50 anni, si rigenererà anche il fegato, magari con dei tempi un pochino più lunghi, però Fighissimo. promette, Anche lo stomaco ha la stessa capacità. sì. Non sapevo dello stomaco. La vescica si è riminchiata da sola. Io mi sono ripresa completamente da sola. Infatti c'erano i dottori che dicevano questo è Wolverine. Perché c'è cioè proprio i polmoni che si sono riminchiati da soli, proprio sono tutto loro, tranne la questione faccia e gamba, per cui hanno dovuto agire. Per il resto mi sono ricomposta tutta io, anche la clavicola si è rimessa in sede da sola, si è In quanto ricostruita. tempo? Io ti ho detto 2 mesi e mezzo da Quindi il fuori. tempo dell'ospedale? Cioè, sei uscita lì che stavi Sono ricomposta? uscita da lì, che ero in sedia a rotelle ovviamente, perché non potevo camminare. E poi io ero stupida, Eri. perché sono ancora stupida, però ho fatto delle cose rischiosissime. Cioè io ero impaziente, avevo voglia di vivere. E quindi questa è anche stata una delle cose che mi ha salvato, è l'ignoranza. E quindi quando mi dicevano stai a letto, mi raccomando, non ti alzare, aspetta il fisioterapista per fare qualunque cosa, io andavo in giro in sedia a rotelle. Poi quando nessuno mi vedeva, mi alzavo dalla sedia, appoggiandomi sempre così, tenendomi alla sedia, mi mettevo dietro la sedia e poi la usavo come un carrello per provare a camminare. E ho dato anche delle sbaciarlate per terra, ma non lo sa nessuno. Ma come buca poi si è... ma Deborah l'ha detto prima. L'ha detto. No, prima o poi si sarà guardata allo Ma specchio, l'ha secondo detto. L'ha detto che me. si è Dopo. guardata. L'ha detto, si è guardata in un riflesso dei Ho detto Kleenex. prima o poi si sarà guardata in uno specchio del cazzo vero. Cioè, prima o poi uno si guarda Quando allo sono tornata a specchio, casa, una sì. volta guarda. Però la Quando sono faccia te tornata l'hanno rimessa a posto? a casa. Grazie, Quindi voglio sapere quello, com'è stato. dopo che gli Guarda. hanno rimesso a posto la faccia, Sì, la domanda. scusa, non E fare. mettilo un tempo, che ne so io. Oh, è tornato Mauro Sab. Ciao Mauro, grazie. Oh, si è sempre guardata. Ecco, ti hanno rifatto la faccia in base alle tue foto? No, no, l'hanno rifatta in base a Come come hanno era. fatto a rifarti il naso uguale se non sapevano com'era prima? Perché seguono l'andamento del com'era, Ma probabilmente. il Credo naso che è abbia di mandato delle metallo? foto. No, è come un naso rifatto, solo che è uguale identico a quello di prima. Scusa, ma se ti si è spappolato tutto? Vabbè, non so come, magari non si è scomposto tipo farina, magari in qualche No, era pezzo. sbriciolato, poi lo hanno ricomposto in qualche Sono modo, riusciti a non ti so ricomporlo dire. tipo puzzle. Non E, so. ok, quindi quando si è guardata allo Hanno specchio. giocato al puzzle anche con tutta la mia faccia perché io avevo tutte le ossicine Beh, hanno microfratture fatto un lavorone dappertutto, comunque, quindi mi mettevano stranamente. tutto in sede. Tutto. Sì, devo dire che l'ospedale di Cesena, dove ero, il Bufalini, altra botta di culo nella sfiga, il Bufalini è uno dei migliori in Italia sul maxillofacciale, quindi botta di culo assurda. E anche sull'ortopedia, perché per dirti, quello è l'ospedale dove ci andava sempre Buffon, per dire. Perché lì in ortopedia sono bravissimi, quindi io dovevo fare ortopedia e maxillofacciale, sono andata da Dio, capito? Ah, la voce è cambiata? No, E no, no, più o questo no. meno la faccia è rimasta quella, quindi? Vabbè, No, il profilo completamente diverso. Cioè, però quando ti sei guardata allo specchio? no, perché io ero strabica. No, ovviamente mi vedevo un cesso informe perché avevo la faccia spiaccicata che non ce l'avevo prima. Gli incisivi erano qua. Quindi dopo mi hanno messo anche l'apparecchio esterno e poi dopo quello fisso che ho Cristo. tenuto per un anno, anche quello. Strabica, con la faccia tutta gonfia, perché comunque prima che ti sgonfia. Io all'estetica avevo completamente. Poi, non, per non dire acne, ricoperta di acne. Sì. Eh beh, certo, con tutte quelle medicine che prendi, sicuramente c'era in mezzo anche del cortisone, della roba. Io al cortisone reagisco subito con l'acne. Infatti, se sono allergica, devo prendere tipo il No, non è Benderon. andato in coma, sento. Cioè, No, devo tranquilli. scegliere tra acne o asma, capito? E le medicine te le passavano? In che senso? Che ne so, le medicine che ha dovuto prendere dopo. Hai dovuto prendere dopo delle medicine? Le hai prese Sì, sì, solo in sì, ospedale sì, e sì. quelle le Anche. pagavi? No, non ho pagato niente, ha pagato tutta l'assicurazione. Praticamente niente, Ah, compreso giusto. Ah, tutti giusto, giusto, giusto. Perché quale? Il primo? L'assicurazione gli altri. del No, no, di primo? tutti e due, perché è colpa di entrambi, Perché uno perché sta il andando troppo primo. veloce.
mi ha tamponata, e quindi è colpa ovviamente di lui che mi ha tamponata. Il tir che mi ha preso in portale andava ai 120, quando aveva il limite degli 80, quindi appunto. Quello lì, poverino, mi dispiace, ma la patente mi sa che non la rivede più. Greve, greve. E quindi ti hanno pagato tutte e due, preso un sacco di soldi? Ma in realtà avrei preso la stessa quantità di soldi. Ah, se la so divisa. Uno o due, perché alla fine se la dividono, perché alla fine quel che fa è quanto hai di danno tu. Diciamo che la cosa che è valsa di più a livello di danno, che per me è stato assurdo che fosse quella la cosa che valeva di più, è perché sei una donna, quindi vali di più. Questo non ho capito perché. Aspetta. Cioè, se fossi stata un uomo, ti avrei propagata di meno? Sì. Cosa? Perché? Perché io sono una donna giovane che potenzialmente deve partorire e tutte le cose che ho avuto sono una complicanza per il parto. Questa è stata la cosa che nel conto, perché io ho proprio il conto, cioè quanto vale la mia gamba rotta, quanto vale il mio danno psicologico, quanto vale la mia faccia rotta, quanto vale il danno alla donna in quanto donna che deve partorire, quindi avrei delle difficoltà nel rimanere incinta. Perché non posso, in realtà le mie uniche difficoltà sarebbero quelle di fare un parto naturale, cioè io non posso fare un parto naturale, devo per forza fare il cesareo, perché il mio bacino ha avuto talmente tanti traumi che se dovessi fare un parto lo spaccherei, mi si esploderebbe il bacino. Questa cosa... Quindi se tu rimani... Ah, vabbè, ok, quindi cesareo, sì. È valsa di più. Marco Crepaldi è appena entrato in coma. Sì, sta cosa Marco Crepaldi triggered, che le donne prendono di più. No, ma mi triggero anch'io, perché comunque non mi sembra giusto. E... Sì, un po' una cazzata. Vabbè. Una cazzata? Cosa mi cambia a me? Sono condannata a dover fare... Ma non è infertilità, sbuccia, in realtà non è infertilità, no, perché può partorire. E questo è valso di più al fatto che io ho avuto un danno neurologico e fisico al clitoride, quindi io non avevo più nessuna sensibilità. E io continuo a dire, io non ho vita sessuale, non posso avere vita sessuale perché ho perso la sensibilità lì. Questo valeva comunque meno. Ho capito. E poi l'hai riacquistata? Poi, sì, perché comunque tutti i danni alle fibre dei nervi, ecco, i nervi ci mettono tantissimo a riformarsi. Però si riformano, ma ci mettono veramente tantissimo. E quindi prima di riuscire a riprendere anche la sensibilità, lì 8-9 mesi. Io sono stata 8-9 mesi come un angelo. Sentivo un angelo assessuato proprio. Scusa, da. Il tag. Non me lo prende. Lo so, non sei l'unica. È l'unica che non riesco a taggare. Lo so, non sei l'unica. Perché Buga è un po' così, è un po' volatile. Cioè, non c'è. Buga? Sì. Sono un po' volatile. E l'impatto psicologico quando ti sei vista? Hai detto? Cioè, ok, ti sei vista un cesso, quindi... Mi sono vista un cesso e niente, disperazione totale. Quindi ma sei stata disperata? Ti sei disperata? Sì, mi sono disperata da una parte, ma io ho questa grandissima capacità di concentrarmi sui lati positivi delle cose, quindi io mi concentravo più che altro sulla lotta in tribunale. Ci ero concentrata su quello, a prendere il più soldi possibili dalle assicurazioni, quello è il mio grande obiettivo. E infatti mi sono dovuta comunque anche rinchiudere in casa, perché poi lì è un attimo ti mettono gli investigatori privati alle costole, quindi se tu esci per qualunque motivo subito te lo segnalano in assicurazione, abbiamo visto che ti fa le foto, sei uscita, non stai poi così tanto male signora Buga, esatto, quindi dopo noi dovevamo sempre dire no, ma siamo usciti perché dovevamo fare questa visita e fargli vedere l'appuntamento. Cioè, ci provano in tutti i modi a non pagarmi, Ci provano in tutti i modi. Tutti. È stata una lotta... È durato 4 anni tutta la... La lotta con i cosi privati? Sì. Porca troia. Sì. Già. Già. Io questa comincio a sbadigliare come la merda. Allora, qui mi dicono, a te non frega niente, ma magari qualche altra nonna potrebbe soffrire, entrare in depressione o altro disagio psicologico a lungo termine. Vabbè, ma raga, ma pure un uomo, ma che vuol dire? Anche un uomo può diventare sterile. Che cazzo di senso c'ha? Un conto è che vai in base al danno. Un conto è che una donna prende a prescindere di più perché deve partorire. O che l'uomo non partorisce, però può ingravidare. Cioè, capito? Nel senso, che discorso è? È ovvio che può andare in depressione se diventa sterile, ma vi ricordo che non è che la donna procrea da sola,
Cioè, nel senso, anche l'uomo gli distruggi la vita. Che cazzo di discorso è? Non è normale sta cosa. Non è giusta. Non è normale neanche che ci siano delle differenze di sesso a seconda del danno. Cioè, gamba rotta di ragazza di 21 anni ha un prezzo proprio sul listino prezzi, perché c'è un listino prezzi dei danni negli incidenti che varia da legislazione regionale a regionale. Cioè, da Bologna cambia rispetto a Genova, che cambia rispetto a Roma, e cambia quanto vale la tua gamba rotta. Che assurdo. E scusa, se tu fossi stata sterile già da subito, avresti preso di meno? No, ma io... aspetta un attimo. Lo so, non sei diventata sterile, lo so. Lo so. Però dico sterile. Concettualmente, cioè considerando tutta questa cosa, se tu eri sterile da prima... Sì. E questa cosa ti avrebbe portato a essere sterile, ma già lo eri prima, non ti avrebbero pagato quella cosa lì? Cioè... Se gliel'avessi detto, sicuramente no. Ma ovviamente lì ti metti d'accordo con la ginecologa e dici... Che è questo che volevo capire, il concetto. Comunque è assurdo, cioè... Vabbè. Sì, poi considera che tipo mi volevano per forza schiacciare. Lollo, è una puttanata. Cioè, ripeto, il corpo di una donna può generare, ma c'ha sempre bisogno dell'uomo, ragazzi. Cioè, nel senso, ok, il bimbo da qualche parte deve uscire, ma la donna sì, lo fa, cioè lo fa uscire, però senza l'uomo non lo può neanche generare. Quindi mi spiegate il cazzo di senso di sta cosa, raga? Non ha senso. Cioè, questa è proprio una puttanata. E per carità, una società dove la donna vale di meno, ma un equilibrio non si può trovare, cioè, capito? No, in certe cose vale di più, in certe altre vale di meno, non lo so. Comunque i soldi chi li ha usciti l'assicurazione, quindi né loro di tasca loro, né sicuramente loro adesso pagano una polizza esagerata, perché sai che quando fai un incidente certo. ti aumenta, sì, no? Sì. Quindi loro sicuramente pagano l'ira di Dio. Però è stata l'assicurazione. Per questo servono le assicurazioni, per quello le paghiamo tutti gli anni, perché quando ci sono incidenti di questo tipo non siamo noi a dover pagare tutte le spese alla vittima. E poi niente, io la cosa più pesante che ho avuto rispetto a tutto questo è stato i terrori prima di dormire. Che mi rivedevo tutte le notti. Io mi addormentavo e mi svegliavo con lo scossone, sempre, perché vedevo i muri che mi schiacciavano. Cioè io mi vedevo proprio i muri della stanza che arrivavano a schiacciarmi in faccia così. E che io rimanevo schiacciata in mezzo ai muri della stanza. Quindi c'è stato un trauma? Sì, certo che c'è stato un trauma. Poi io l'ho superato super mega bene, perché non lo so che cosa cazzo avessi, perché se succedesse adesso non sarei così positiva come ero allora. Ma allora io ero un frullino tutto matto, pieno di energia, voglia di vivere, super ottimismo sempre, con energia a palla, ed ero anche una bionda, quindi si può capire. E mi ricordo che la mia preoccupazione in ospedale era... Dai Silvia, che era quella l'infermiera, ti prego toglimi il monociglio. Allora lei con la faccia così, ma io devo togliere il monociglio, capito? E poi c'è stato il momento in cui mi hanno tolto il sangue dai capelli, che mi hanno fatto lo shampoo, ero tutta completamente, ero un muro di sangue addosso ai capelli, quindi ci sono stati 3-4 ore a tirare via tutto il sangue dai capelli, anche quello. Ma come hanno fatto? Cioè dal lettino? Io ero stesa nel letto così, l'hanno messo pari, e poi praticamente mi hanno fatto sporgere con la testa, che scendevano i capelli dietro, e loro con una specie di bacinella tiravano via così. Perché si era crostificato? Sì, si era crostificato. Poi ovviamente i capelli loro non ci pensano, prima operano, fanno certo. Cosa, ma quindi era un mese che avevo ancora il sangue attaccato ai capelli. E... Il fatto di cagare nella padella e che ti pulisse il culo un'infermiera, ti sei sentita un po' perdere la dignità? No, io anzi mi scocciava quando riuscivo a camminare e dicevo, madò, ma perché non posso più usare la padella? Voglio dire la padella. Stai guardando la mia faccia in questo momento, buono? Sì. C'è stato un momento in cui io avevo già cominciato a riuscire ad alzarmi.
Però ero talmente pigra che continuavo a dire a mia mamma di portare il pappagallo a letto. E mia mamma diceva, ma di no! Ma scusa, il pappagallo non si usa per chi è munito di cazzo? Comunque si chiama, non so se si chiama pappagallo cosa, comunque è una sorta di piccolo bidet che ti infilano sotto al culo. Comunque fare la cacca da sdraiati è un'emozione. La prima volta è scomodissimo, dalla seconda non puoi più farne a meno. Ragazzi, ve lo dico, assolutamente no. Cioè, fare la cacca nella padella è stata uno dei traumi più grandi che abbia mai avuto in tutta la mia fottuta la vita. Buga, sei da veramente da arresto. Me la portate via? Dov'è il pulsante per eiettare? Dove sta l'eiet qui? L'eject? Dove sta? Cioè, Buga, sei scandalosa. Tu ti metti i pannolini per non andare a pisciare mentre ti guardi le serie TV. Non mi sconvolge che tu dici una cosa del genere, ma ti assicuro, ragazzi, non ci credete. Vi assicuro che la padella è una delle cose più brutte che potrete mai provare nella vostra vita. Mi auguro che non lo proviate mai. Se tenete la dignità, eh? Se tenete in alta considerazione la dignità, ma la dignità lascia il tempo che trova, è meglio stare comodi. C'è un procedimento penale in corso? Adesso non credo. No, è concluso. Sì, c'era, ma adesso è concluso. Comunque mi stanno continuando a dire, racconta dei ragazzi che venivano a trovarti, racconta dei ragazzi. I ragazzi che venivano a trovarti? Sì, perché c'è stata una storia molto disagiata. Perché io stavo uscendo con un ragazzo, che era quasi diventato il mio ragazzo, ma era una cosa fresca. E contemporaneamente diciamo che l'ultima sera, prima che io facessi l'incidente, che mi fu la sera precedente, avevo conosciuto un altro che mi era piaciuto molto. E quindi ho detto, vorrei uscire con questo nuovo e mollare quello precedente. Quindi ho detto, vabbè, adesso organizzo un pranzo con quello precedente, così poi pranziamo, lo mollo e dopo posso uscire liberamente con quello nuovo. Per cui io volevo fare tutte le cose in regola. Il problema è che io ho avuto un incidente prima di fare il pranzo con quello vecchio. Ah, quindi era in programma prima dell'incidente. Esatto, io volevo mollarlo. Fatto sta che io, quando ero in ospedale, si sono presentati tutti e due. E nonostante... cioè, io non ero in coma, quindi non potevo dare risposte. Sono una persona molto riservata sulla mia vita privata, quindi nessuno sapeva chi fossero queste persone, né i miei genitori, né le mie amiche, nessuno. E quindi loro chiedevano spiegazioni a tutti, e tutti che dicevano, guarda che Buga non ci ha detto niente, quindi noi non sappiamo niente, non so che cosa dirvi. E la cosa assurda è che non è che io mi aspettavo fosse normale che entrambi se ne tornassero a casa loro e dicessero, vabbè, senti, ciaone, no, questa qui mi ha preso per il culo. Invece no, sono rimasti tutti e due lì e anzi facevano a gara a chi attirava di più la mia attenzione, chi mi portava più fiori, pupazzetti, più cose, facevano questa gara tra di loro. Tant'è che quando mi sono svegliata dal coma e me li sono ritrovati, ho visto mia mamma, la mia migliore amica, e poi questi due. Ho detto, cazzo fanno qui tutti e due? Che disagio. Disagio atomico. E la cosa bella è che io sono andata da quello, quindi, quello vecchio, diciamo, parliamo di quello vecchio, quello nuovo, quello vecchio, e io ho detto, senti, io, guarda, è andata così, ho conosciuto lui, mi dispiace che hai dovuto conoscerlo anche tu, però mi piaceva, voglio uscirci, voglio conoscerlo, e con te non è che stia andando benissimo, quindi la chiuderei qui, che ne dici, ciao, è stato bello, grazie, e non ti preoccupare di venirmi a trovare in ospedale, ciao. Gli hai detto così? Sì. E risposta sua è stata, Luca, hai preso una forte botta, non sai quello che dici, quindi finché non uscirai da qui o non smetteranno di darti farmaci, io non crederò una parola di quello che dirai. Ok. Quindi hanno continuato per tutti i due minuti in ospedale a venire entrambi e non solo, anche a litigare in corridoio, uno ha dato un pugno contro una macchinetta delle merendine, si è fatto sgridare da tutto il reparto, cioè, ma delle scene atomiche, tant'è che c'erano le infermiere che erano appassionatissime di questa storia e la chiamavano amore in maxillofacciale. Praticamente quando arrivavano, si chiamavano a vicenda, arrivavano tutte le infermiere anche da altri reparti perché dicevano arriva amore in... Quindi venivano tutti a vedere quando c'erano entrambi contemporaneamente perché sapevano che sarebbe successo del disagio, sicuramente, perché tra di loro litigavano, urlavano, cose del genere, no?
E... si era creata tipo una sitcom dentro l'ospedale. Sì, cioè, erano proprio malati di questi pettegolezzi qui, che effettivamente, cioè, le capisco, perché, cavoli, bellissimo deve essere. E in tutto questo c'erano loro due che litigavano perché dovevano capire chi aveva il diritto di stare lì e chi no. E in tutto questo c'era mio babbo che li voleva ammazzare tutti e due. E lui era nel mega panico e tutto il resto. Ma i tuoi sono separati? No, no. Ah, mai. Quindi stavano proprio insieme, ok. E tuo padre invece? Tua madre ha reagito così, tuo padre? Mio padre dall'altra parte è disperato, proprio un bambino scemo, e... che ha dovuto consolarlo la mia migliore amica. Quindi cioè, l'hai visto invece il crollo suo? Sì, il crollo di mio babbo l'ho visto parecchio. L'ho anche ricoperto di vomito mio babbo, poverino, una volta. Una scena veramente... Perché lì, quando io avevo le vertigini... Non ho capito. Per così. Io avevo le vertigini in verticale. Cioè andavano così le vertigini. Non te lo auguro mai di provare. Ma dopo, cioè, quando stavi in ospedale... Non stavo in ospedale. Ma per quanto tempo? No, no, durante tutta la degenza, ma anche quando ero a casa, io avevo queste vertigini così, ogni tot avevo questi attacchi di vertigine. Risultato, quando arrivavano molto violenti e molto forti, mi saliva la nausea e io facevo proprio il getto di vomito verde uguale identico a quello dell'esorcista. Ma proprio... dritto pelo dritto così. E un giorno in quella traiettoria ci ha trovato un uomo. Io ho detto babbo sto male, lui è venuto contro di me e io ho detto no, no! Non ci credo. Risultato, mio babbo aveva gli occhiali a proprio dai Buca, ma che schifo, sei tremenda, ma come cazzo fai a essere così? La sagoma di mio padre sul muro così. E la cosa più bella è che io ero ovviamente strafatta di morfina, no? Quindi questa scena qui io l'ho trovata, se già l'avrei trovata divertente normalmente, con la morfina in corpo io sono andata a ridere avanti per 2 ore. 2 ore continuavo a ridere, non riuscivo a smettere di ridere. Immagino anche tuo padre quanto stava ridendo. Che pulivano. Lui, dopo gli hanno dato un vestito braccio, era vestito tipo da osso anche lui. E c'erano le osche che pulivano per terra e io che ridevo... E uno a un certo punto si gira e fa: che hai combinato? Sì, sei incazzata. E tu continui a ridere. Sì. Sì, giustamente. Ma poi non ti dico le avventure della morfina, perché diciamo che senza quella avrei vissuto veramente tutto molto. Però scusa, la morfina non è un mio rilassante? Eh sì, però non me l'hanno data al momento giusto. Cioè, quando si erano ricominciati tutti a riformare i tessuti e tutto il resto, lì ci sarebbe dovuto andare per la cura dell'occhio, invece non ne prendevo più da un pezzo. Quindi, io sotto morfina, tra l'altro, vivevo tutto un po' come un trip gioioso. Cioè, per me era tutto bellissimo, era tutto positivo. C'erano tutti quelli che venivano a trovarmi, che erano tristi. Io dicevo, ma che cazzo sei triste a fare? Guarda che bella la vita, guarda, sono sopravvissuta, sono fortissima. E il mio fegato si è rifatto da solo, guarda, sono fortissima. Cioè, continuavo a fare queste cose. E mi ricordo che c'era... quella che io chiamavo la mamma di Tom e Jerry, perché c'era una signora che non mi ricordo per quale motivo, perché passava probabilmente dal mio separé, quindi la vedevo sempre dal mio separé, quindi la vedevo solo dalla gonna in giù, ed era vestita esattamente come la padrona di Tom e Jerry. E io, quando lei arrivava in ospedale, dicevo: signora, come stanno? Come stanno? Perché quando urli si muta il microfono. Come stanno? Ah, stanno Tom e Jerry. Ah, Tom e Jerry. Cioè, proprio così, ma poi io mi divertivo. Poi, ecco, un'altra cosa bellissima che è uscita durante la degenza, quindi con la morfina, è il mio esibizionismo. Infatti anche davanti ai miei genitori, proprio fregandomi nel cazzo, quando arrivava un infermiere dicevo: oh, vuoi vedere una tetta? Quindi... Poi facevo continue allusioni sessuali agli infermieri, gli davo le palpatine sul culo, cioè ero super mega molesta comunque. Però sai, quando sei lì puoi. Quindi, ma questa cosa ti è venuta con l'incidente o lo eri già prima? No, 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 io sono sempre stata un po' un'esibizionista, però ovviamente... Anche molesta? No. No, no, lo sei diventata dopo molesta? Cioè, io sono una che se ho il fidanzato mi piace ogni tanto di dire: qua va sta tetta, così, oppure spogliarmi improvvisamente, oppure non lo so,
fare lo spogliarello alla finestra, così pensando che magari qualcuno mi sta guardando, no? Vicino di casa. C'è un po' questa cosa mia, che mi piace esibirmi, però di solito la trattengo con persone con cui ho confidenza, oppure sconosciuti, proprio così dalla finestra. Se proprio. Se... Invece lì che davanti a mia mamma, con gli infermieri, oh, la tetta! E tu hai detto che questa esperienza ti ha cambiata in positivo. Sì, assolutamente. Perché? Perché se io mi riguardo indietro, quella che ero prima dell'incidente, ero una persona orrenda, che in questo momento disistimo completamente. Cioè, ero una bionda, io ero la classica bionda, cioè nel senso che ero proprio molto superficiale, ero egoista, ero narcisista, esibizionista, ma in tutto, molto io, e, bugiarda, patologica, pazzesca, cioè proprio una brutta persona, proprio le brutte persone, quello, e sì, più bucci, e quindi... Lì ho cominciato a darmi una regolata, ma è stata una cosa, un processo naturale, non è stata una maturazione che ho fatto io. Ma non pensi che sarebbe successo lo stesso crescendo? No. È stato proprio per il... No, perché lì ho cominciato a prendere in mano il coraggio e le cose vere. Cioè, l'impressione che hai dopo un'esperienza del genere, forse tu me lo puoi dire perché comunque l'hai vissuto anche te, una cosa tipo morte... è proprio l'idea del capire che la vita può finire da un momento all'altro, cioè io questo è quello che ho sviluppato, la vita può finire da un momento all'altro, quindi questo minuto è importantissimo perché il prossimo potrebbe non esserci. Quindi io rimango sempre concentrata sul qui e ora in tutto quello che faccio da quel giorno, sono sempre presente a me stessa, mi voglio godere le cose, metto davanti il mio benessere e il benessere ovviamente di chi amo rispetto a qualunque altro obiettivo, successo, che vedo tutte come sovrastrutture. Nel senso che, per esempio, tutte le volte che mi ritrovo a dire cazzo, ho lavorato troppo, io mi sgrido. Dico, brava, hai raggiunto dei buoni risultati, hai lavorato tanto, tu come stai? Non mi sembra di vivere, a posto, adesso non lavori più. Questo è quello che ho io come priorità. Cioè, e lo fai? Certo che lo faccio, su Twitch lo faccio. Cioè nel momento in cui io magari ho anche promesso la live di sto grandissimo cazzo, se io non mi sento, cioè se io mi sento stressata e sento che sono al limite del burnout, io chiudo, cioè io mi autobanno, infatti lo scrivo anche su Instagram, ciao mi sono autobannata oggi perché ho bisogno di un giorno di riposo e riprendermi. Cioè, viene sempre tutto dopo al mio godermi la vita. Ovviamente nel rispetto degli altri, che questo non vuol dire schiacciare chiunque è davanti per il tuo benessere, assolutamente no. Però proprio la sacrosantità di godersi la vita e non perdersi mai dietro a sovrastrutture che non sono davvero la tua essenza. Poi ho sviluppato tutta una mia introiezione, una spiritualità mia che ho sviluppato, avevo già prima, però gli ho dato un attimino più di attenzione, un attimino più di cura. Io da quel dì medito tutti i giorni e se non medito sto male. Ma meditazione tipo? Io faccio meditazione wild in realtà perché è una meditazione che faccio da quando sono piccola senza sapere che stavo meditando. Cioè io medito da quando sono proprio... è un gesto naturale per me. E estraniarmi e guardarmi dentro e anche poi in luoghi metafisici della mia mente. Ed è un bisogno, cioè io ce l'ho come bisogno questa cosa qua. Perché non posso stare sempre attaccata alla realtà materiale, mi appesantisce. Ho bisogno ogni tanto di tornare là dove sto quando sogno, dove sono stata quando sono stata in coma, dove io sento. Quindi l'opposto della mindfulness. Eh sì, esatto, è l'opposto della mindfulness. Cioè come di solito la gente deve riconcentrarsi per tornare nel presente, invece tu già ci stai e fai l'opposto. Esatto. Esattamente, esattamente, proprio così. Beh no, non sono più egoista di prima, sono semplicemente, anzi io ho tantissima cura per il benessere degli altri, però cerco sempre di organizzare la mia vita in modo tale da non perdere di vista il mio benessere mentale proprio, il mio benessere, il mio godermi la vita. Cioè preferisco, così come sta succedendo e come succede ormai da quando mi mantengo da sola, preferisco vivere con un cazzo
e arrivare a fine mese così, però stare un attimino più tranquilla, fare tutti i lavori a chiamata, perché ormai mi sono organizzata la vita così, faccio i lavori a chiamata, e quindi nel momento in cui diventano troppi, io dico va bene, io questo mese lo faccio con l'acqua alla gola, però ho un giorno libero in più, e va bene così. Ma perché ho proprio cambiato sistema di priorità, anche tutto il sistema di competizione. Io prima mi mettevo moltissimo in competizione con gli altri, con le altre ragazze, tantissimo. So proprio... Non mi rompete i coglioni, non ne ho voglia. E a me, hai detto anche che hai cominciato ad avere bisogno di emozioni forti. Sì. Da quel momento? Sì, sì. Questo è, diciamo, questo è il lato negativo. Questa è la cosa brutta. Infatti è stato da lì che, sì, senza sostanze, la meditazione non c'è bisogno di sostanze per meditare, assolutamente. Il problema lì è stato che, avendo vissuto un trauma così forte, così impattante, così carico emotivamente, che la tua vita è sconvolta, quindi succede una cosa come in un film, e entri improvvisamente in una dimensione di vita in stato di emergenza, come dire, no? Perché tu in quel momento lì, che vai all'università, che vai a lavorare, che hai un appuntamento, che hai una consegna, che lì si sospende tutto, non esiste più niente, perché tu stai morendo e ti devi riprendere. E questo anche il messaggio poi che ti dice, senti, perché poi quando muori tutto quello che stai facendo non sei indispensabile a nessuno, quindi stai calmo. E vabbè, il problema è stato poi che, chiaramente, abituandomi a questi grandi scossoni, a queste grandi sfide, no? Perché poi ogni riprendere la mobilità era una sfida, riprendere la vista era una sfida, riprendere i denti era una sfida, riprendere la patata, la vita sessuale era una sfida, riuscire di nuovo ad avere a che fare con dei ragazzi, anche se avevi la faccia tutta storta, era una sfida, cioè tutte queste cose qua. Dopo, una volta che le hai superate tutte queste sfide qui, ne vuoi ancora. Cioè, vuoi emozioni forti, perché sei... Dopo ti annoi, ti sale la noia. E quasi te le vai a cercare. Infatti c'è stato un periodo che ho fatto proprio appena sono venuta qua a Roma, da scappata di casa. Cioè mi ero messa in mezzo a una gang che andava a fare graffiti sui treni. Cioè, ma delle robe proprio da fuori di testa. Gente che si calava di tutto e di più... ma proprio perché volevo cercare l'estremo, ero sempre alla ricerca dell'estremo. Poi mi sono calmata, non è un attimo a vedere, ti sento che mi stavo prendendo il burro di cacao. Esatto, sbuccio banane, esatto, esattamente, cioè come se avessi fatto il callo ai traumi e per considerare la vita degna di essere vissuta avessi in continuazione bisogno di scossoni così. Se no mi annoiavo. Io il motivo per cui ho invitato Buca qui, oltre che sapere bene la storia, che era una cosa che mi interessava perché appunto mi piace sapere tutte queste vicende, come una persona l'affronta, eccetera eccetera, l'ho portata anche per fare un confronto con la mia di storia e vedere come due traumi, e in realtà il suo decisamente peggio del mio, lo so che non dovremmo fare a gara, però parliamoci chiaro. No, Buca, fidati. Cioè, quello che è passato te oggettivamente è decisamente peggio di quello che... Ma molto più grave, molto peggio. E poi magari ci potevano portare tutte e due alla morte, Però sì. Quello che è passato te è follia pura. Io ne sono uscita così... con quello che ho vissuto io, e voglio farvi vedere la differenza. Qui abbiamo una Buca rinata, una Buca migliorata, una Buca che ha addirittura necessità di emozioni forti perché si è quasi desensibilizzata, capito? Quindi c'ha bisogno di qualcosa che la ristimola. Perché... è quasi viziata. Sì, perché è come quando tocchi la vetta e poi il resto non è più così alto, quindi hai bisogno di ritornare su. E comunque... per la maggior parte le ha portato, quella quasi totalità delle cose le ha portato una cosa negativa, cioè positiva, da questa storia qui. E invece, ora non vi sto a raccontare tutto quello che mi è successo a me, perché a parte che molti di voi già lo sanno, c'è anche un video su YouTube, quindi accenno a malapena quello che mi è successo, per parlare poi però di come ho elaborato la cosa rispetto a lei.
e avendo appunto delle situazioni molto simili, perché alla fine sì, lei ha avuto un incidente, io non ce l'ho avuto, ci ho avuto un'altra cosa, però alla fine stavamo a morire tutte e due, quindi in terapia intensiva tutte e due, non sapevi se ti risvegliavi il giorno dopo. Involontaria, cioè esatto, esatto. E quindi è completamente, cioè la mia elaborazione sarà completamente, ma proprio completamente diversa, se si può dire, agli antipodi. Io partiamo proprio dal presupposto che lei ha avuto proprio a livello di incidente un trauma, cioè lei nel momento in cui ha avuto l'incidente ha vissuto una cosa devastante, no? Traumatica, con tutto che magari non ha sentito il dolore, proprio a livello di vissuto, no? Cioè hai fatto un incidente, ti sono venuti addosso, tutto spaccato, eccetera, eccetera. E quindi lei ha sentito proprio la cosa che stava per morire, cioè tu la morte l'hai proprio... Ho avuto lo splatter. E tra l'altro, vabbè, no, questa te la faccio dopo. Quindi hai proprio vissuto la morte e l'hai, te proprio investita. Invece a me l'ho sentito il sapore della morte, il retrogusto amaro della morte, ma io stavo morendo e quello che provavo era quello che sto provando adesso a livello fisico, ovvero nulla. Cioè io non ho avuto un trauma, un qualcosa che mi ha investita completamente e che dici vabbè, cioè sto completamente smaciullata e cioè quello succederà, cioè morirò, perché io stavo morendo senza che effettivamente avessi avuto nessun tipo di trauma fisico. Ma scusami un attimo, come non hai sentito nessun tipo di dolore? Come no no no, certo c'avevo un dolore, però era un dolore alla gamba, voglio dire, un dolore alla gamba, non è che pensi morte. Cioè, mi fa male la gamba, non senti che stai per morire, ok? Certo. Cioè, come se ti rompi un braccio, puoi pensare che stai per morire? No, e poi il dolore non era neanche, non era come un osso rotto. Avevo un dolore alla gamba, quindi avevo questa gamba nera, gonfia, dura, e mi faceva male stare in piedi anche, perché mi tirava tutto la parte inguinale della parte destra. Sì, non è che stavo una bomba, cioè stavo male perché mi faceva male la gamba, ma io stavo bene. Cioè io, le mie funzioni cognitive, il mio respirare, il mio pensare, il mio muovermi, ero come se, non lo so, preso una botta alla gamba, un problema di sciatica, capito? È un dolore alla gamba, punto. Da un dolore alla gamba al vai in ospedale e ti dicono che c'hai qualcosa che probabilmente ti ammazza da lì a poco tempo, non ti risvegli il giorno dopo, sì, quando sì, non c'hai avuto un trauma proprio fisico, cioè guarda che così secondo me è peggio, cioè psicologicamente è molto peggio che prendersi una legnata tutto in una volta, perché se tu prendi la legnata attivi il meccanismo di adrenalina, combatti fuggi, quindi c'è una reazione immediata del tuo corpo che è aggressiva. Quello che è successo a te è cioè, completamente diverso come effetto. Ma raga, non era cancrena, non ti può andare una gamba in cancrena a caso. Cioè, non funziona qui, se lo so pure io. Cioè, non è che, ah, mi fa male la gamba, ah, è nera cancrena. Cioè, per una gamba in cancrena ci deve essere un problema alla base. Io non ho avuto nulla. Semplicemente ho cominciato ad avere un fastidio, tutto nell'arco di una settimana, un fastidio all'inguine. E poi è diventato sempre più forte fino a che, da che mi faceva male muoverla all'inguine, mi faceva male anche stare in piedi perché mi tirava. E poi, non è che... Cioè, ho visto che era, più che altro era nera, però non è che se la toccavo mi faceva male, ok? Era intorpidita. Cioè, più che altro mi sentivo male all'inguine, però non è che avevo un dolore alla gamba che non la potevo poggiare per terra. No, era una cosa strana. Una roba grave. E non era una sofferenza estrema, assolutamente. Cioè, era un fastidio che era diventato dolore quando stavo dritta, sì, però basta stato sdraiata. Cioè, tipo esempio, come avere una contrattura. No, guarda, è meno doloroso. È una cosa strana perché era più che altro legato all'inguine che tirava molto se stavi in piedi, però bastava già stare seduta o sdraiata, non lo sentivi più niente, quindi non era un dolore continuo, era una trombosi, era una trombosi, sì. Allarma assolutamente, cioè. Sì, cioè nel senso ti chiedi perché c'è una gamba nera, infatti lì mi sono spaventata a livello visivo però e quindi sono andata in ospedale. Perché tutto questo? Perché poi mi è venuta l'embolia polmonare bilaterale ed era asintomatica, quindi pure lì c'avevo una cazzo di tromboembolia ed era l'embolia ed era asintomatica. Quindi praticamente io, per questi che mi mettono la mascherina, sì, sentivo calda, regà, la sentivo più calda la gamba, però vi ripeto,
Sicuramente c'era una situazione anomala, ok? Cioè, mi ero resa conto che c'avevo qualcosa che non andava. Ma non, la, non lo... Guarda, la cosa peggiore, ma proprio peggiore, che proprio, dico, film di fantascienza, proprio, era che, non lo so, amputavano la gamba. Ma era proprio una cosa che... Capito? Cioè, la cosa più assurda che potevo pensare era quella, non che morivo. Non ci potevo... Non ci avevo manco proprio pensato, non mi era mai... Oddio, adesso muoio per questa cosa. Adesso lo penserei. Prima non mi era minimamente capitato. Ma è anche quello che adesso ti ha portato ad avere attacchi di panico, che sì, sì, hai sì, paura sì, di morire. Sì, sì, mo ci arriviamo. E quindi praticamente io arrivo lì, mi fanno tutte le analisi, le cose, e poi si scopre appunto che ho sta trombosi, poi si scopre che ho l'embolia, e non mi fanno alzare dal letto, perché poi se mi alzo un altro embolo si può staccare, eccetera, eccetera. E quindi io praticamente sono rimasta a letto, da sola, dopo che mi hanno detto... Forse domani non ci arrivi. E poi sono rimasta tutto il tempo. E io ero mega lucida, cosciente. È come se adesso mi prendono, mi mettono a letto, ti dicono che domani non ti svegli. Capito? È successo esattamente questo. Quindi ho avuto tutto. Ma hai fatto subacqueo? No, 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 è stato per via dei farmaci che prendevo. Quindi ho avuto tutto il tempo, tutte quelle ore, per vivere quella situazione di premorte. Capito? E non è stato un essere investita l'adrenalina. L'adrenalina è salita la notte, quando cercavo di dormire. Perché facci un po' a dormire. No, no, quella è con la consapevolezza non che magari non ti risvegli più. È una scarica di adrenalina improvvisa che ti fa sopravvivere, magari. No, no, era una scarica di adrenalina fissa. Era più che altro un sistema nervoso centrale attivo, vigile, perché capiva che c'era un pericolo. Mm-hmm. E quindi non ti faceva dormire. Sì, era ansia, raga. Ma l'ansia adrenalina? No? Sì, sì, era in terapia intensiva. Non vale un niente. Allora, lì ho chiesto io qualcosa per dormire. Perché, calcola, raga, gliel'ho chiesto, battevo i denti. Io gli ho detto, posso avere qualcosa per dormire, perché non riesco a dormire. E mi hanno dato il Tranquirit. Non conosco. È un ansiolitico. E mi è venuto l'effetto paradosso. Ovvero... l'opposto di quello che doveva fare, mi ha fatto venire ancora più ansia, quindi ho passato tutta la notte con... praticamente mi addormentavo, cioè chiudevo gli occhi, mi addormentavo e 2 secondi dopo non respiravo più, mi svegliavo. Ma scusa, e poi mi riaddormentavo e così tutta la notte. Tu eri in rianimazione, quindi giustamente non poteva stare nessuno con te. No, no, non ci poteva stare nessuno. E io mi ricordo che già quel giorno... veniva la gente, appena mi hanno portata lì, cioè, tipo, mi hanno lasciato tipo mezz'ora di visite, che era il giorno in cui mi hanno ricoverata, che per me la cosa peggiore era stare sola in quel momento, sì. E veniva a trovarmi la gente, io pensavo, guarda questo, che fortunato mortacci su, adesso sì, lui è venuto qui, poi esce e lui può viversi la sua vita, lui vivrà, e io sono qui e morirò, e lui sta lì, e non è schiavo, non è legato, capito, a questa cosa qui, e io l'ho avuta per un sacco di tempo... e non me ne sono accorta, capito? Non ho realizzato quanto ero libera. E invece adesso sono qui e vedo lui che è libero, può uscire e viversi la sua vita, e invece io no. E questo è quello che ho pensato il primo amico che mi è venuto a trovare. E poi mi ricordo appunto quando il medico mi ha detto quelle cose, tipo... praticamente che sarei praticamente morta. Ho fatto la stessa cosa tua, dei 2 secondi in cui ti rivedi tutta la vita. Non avevo un camion che mi stava venendo in faccia, ma in quella frase sono passati tipo 2 secondi in cui io ho visto un sacco di roba. Ma la cosa più importante sono stati i rimorsi. Cioè sono stati sì, le cose che non avrei più fatto e le persone che non avrei più rivisto. Sì. Tutto quanto mischiato insieme nel tempo, veramente, raga, sono passati 3 secondi, tutta sta roba che è proprio quando ti passa la vita così, e quindi niente, mi hanno lasciata sola e c'è stava tic tac tic tac tic dell'orologio, e io che stavo lì con gli occhi iniettati di sangue perché non dormivo da un sacco di tempo e non riuscivo neanche ad addormentarmi, e intanto sentivo i medici fuori che ridevano, no, perché comunque stavano a fare i cazzi loro. E sì, io avevo gli elettrodi pure nel culo, ce l'avevo dappertutto, e praticamente non potevo neanche piangere, perché se io scoppiavo a piangere, come esplodeva tutta la centralina, perché praticamente il cuore andava in tachicardia, e quindi cominciavano a suonare e questi mi rompevano i coglioni, che dicevano, no, devi stare calma, devi stare calmo, e anzi calmo, perché mi davano anche il mascherino, quindi dovevo stare pure,
cercare di stare, non potevo neanche agitarmi, quindi dovevo stare lì, perché sennò questi poveracci non riuscivano a dormire, perché io, se io mi agitavo loro si dovevano svegliare e quindi non dormivano. Cosa hai visto di preciso? Ma non ho visto qualcosa di preciso, ho visto tutta, l'ho detto, tutta la mia vita, e poi soprattutto appunto quello che mi ha fatto più male erano i rimorsi, ma non è che ho visto cose fisiche, cioè è proprio una cosa mentale, cioè vedere. Tu hai avuto un momento in cui, cioè, il rimorso era proprio, madò, quante cose avrei voluto fare e non le ho fatte per limitazioni del cazzo che mi sono data da sola? Sì, 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 e una delle cose più brutte, ancora più dei rimorsi, è le persone che non avrei più rivisto. Quindi in quel caso, siccome io ero innamorata persa della ragazza con cui stavo all'epoca, ma proprio persa, proprio era, è stato il primo amore vero che avevo avuto all'epoca, e la cosa più brutta era non poterla rivedere più. Cioè, capito? Lei stava giù di sotto. Stava giù. Rimpianti, rimorsi. Cioè, in differenza tra rimorsi e rimpianti? Sì, il rimpianto è quando non hai fatto una cosa e avresti voluto farla. Il rimorso è quando l'hai fatta ed era meglio non farla. Allora rimpianti. Sì, era Giulia. E quindi lei stava sotto. Io praticamente vivevo in quel momento per lei. Lei stava sotto. Se mi avessero detto, avrei rinunciato a tutto, ma rinunciare a lei era la cosa che non riuscivo a sopportare. Cioè, io non posso morire. Cioè, io non la vedo più. Non posso morire. Cioè, non accetto questa cosa. Io non posso morire, porca troia, perché poi non la rivedo più. Per tutto il resto quasi non contava più niente. E quindi niente, superata questa cosa, perché poi nei giorni continuavo a vedere che non morivo. Quindi una certa, stavo tipo lì. Ma okay, non ti hanno detto quando eri fuori pericolo? Non lo sapevano, non sapevo un cazzo. Se io fossi andata nella tua situazione, quindi avessi avuto il tuo incidente, ma invece dell'ospedale dovessi andare a te, fossi andata dove sono andata io, questo momento, allora, probabilmente penso di essere morta. Se fossi sopravvissuta, sarei come, so, per al macellaio, fatti fare una polpetta di macinato, fatti dare un po' di macinato, ecco, ovviamente avrei avuto quella forma, fatela tipo a forma di essere umano, tipo, ecco, avrei avuto quella forma lì. Sicuramente il Pertini è uno dei peggiori ospedali di Roma. Io c'ero andata perché era il più vicino e non consapevole del fatto che stavo per morire, quindi, capito, non... Certo. Certo. Quindi no, non sapevo un cazzo, loro non sapevano niente, io stavo lì e loro non sapevano nulla, anzi, ti ho detto, quando gli ho chiesto se stavo per morire, non mi ricordo perché io ho fatto l'ultima domanda, o se stavo per morire o quanto era grave, ma forse gli ho chiesto se stavo per morire, lui mi fa, guarda, per adesso ossigeni, però comunque mia madre è morta per embolia polmonare e ha sofferto come un cane. E se n'è andato. E questo è il primario, eh? È il primario del... A me invece dicevano sempre sì, anche quando sapevano che non lo sapevano. No, lui proprio mi ha guardato... No, lui mi ha guardato, ha fatto un sospiro e ha fatto... Che ti devo dire? Per adesso ossigeni, però comunque... Cioè, nel senso, papà, ma che cazzo me ne frega di come è morta tua madre? Ma perché me lo devi venire a dire? A parte non ti ho detto sarà doloroso, ti ho detto se sopravviverò. Cioè, che mi dici che tua madre è morta come un cane? Cioè, veramente... Ovviamente non vi dico questa cosa, panico, che mi ha fatto venire, che era proprio il primo giorno. Ci credo. E quindi ho pianto un però sacco. Però questo è un così. Atteggiamento veramente poco professionale. Ma erano tutti perché poco comunque... professionali, un ospedale pieno di fascisti. E poi, siccome non riuscivano a capire... Perché non guarivo? Perché loro mi facevano tutti gli anticoagulanti, ma la trombosi non regrediva. E una certa, dopo settimane che stavo lì, non solo non ha regredito, ma ha progredito. Quindi sotto anticoagulanti la trombosi ha continuato fino al polpaccio, cioè dallo stomaco è arrivata al polpaccio. E loro hanno, siccome nella loro incompetenza non capivano perché stesse succedendo questo... Mi hanno accusata che io mi facevo portare gli ormoni sotto banco dalla mia ragazza perché volevo... Cioè, loro era per via degli ormoni che stavo lì. Sì. E me li avevano tolti. Cioè, me li hanno tolti. Nel senso, non è me li hanno tolti. Quindi sì, ovviamente ti hanno quasi incolpata. Cioè, sì. Ma io dico, guarda, io ho fatto, guarda, per quanto non vorrei sospendere la terapia, fare di tutto per
volare via, via, via da qui, cioè proprio volare. Quindi figuriamoci se io sono responsabile cioè dell'ostacolarmi per rimanere, ma proprio mai nella vita. Quindi non incolpare me per la tua incapacità di fare il tuo cazzo di lavoro. E mi sono incazzata come una bestia, perché poi mi ha interrogato pure lei quando è venuta a trovarmi. Quindi sono proprio impazzita. E, no, veramente, è uno schifo, uno schifo. Cioè, ma come ti viene in mente di chiedermi una cosa del genere? Come cazzo ti viene in mente di farmi portare gli ormoni sotto banco? Non ci posso pensare. Quindi la mia esperienza lì è stata no traumatica di più. In più, cagare nella padella per me era un incubo, per me era una totale perdita di dignità. E per questo ho chiesto: ma per te no, tu ti divertivi? Io stavo malissimo. Io ogni volta, io per la prima volta non ho cagato per 5 giorni, perché non volevo farlo, poi l'ho dovuto fare. E raga, per me ogni volta che arrivavano gli infermieri, io chiudevo gli occhi, stavo così. E cioè, quelli che mi pulivano il culo, io volevo sprofondare in quel momento, dico: ah, io non voglio esistere in Anche questo perché momento. non so se lo facevano con te, ma con me non se ne andavano. Cioè, mi davano la padella, poi si allontanavano tipo di 2 metri e aspettavano. E dicevano, quando hai finito, dimmelo. No, Quindi io sapevo che c'era anche una persona lì che stava aspettando io. no, invece a me mi davano la padella e se ne andavano per mezz'ora, 40 minuti. Quindi io rimanevo con la Bene. merda sotto le coperte e cercavo di stringere le coperte, appiccicarle per non far sì che uscisse l'aria, perché se usciva l'aria morivo di puzza. E quindi una certa io facevo: ho finito, ho finito. Niente, stavo lì con la padella e non veniva nessuno, ma poi mi dimenticavano proprio, quindi. E poi andavano lì, alzavano, pulivano la salvietta e li mettevano dentro. Sono rimasta un Devo mese. dire che effettivamente anche l'ospedale che ti segue cambia molto l'esito delle Sì, cose. assolutamente sì. Assolutamente sì. Però, insomma, passato tutto questo tempo del non sapere, poi se mi vivevo, alla fine ho visto che non morivo. Visto, vabbè, ragazzi, non muoio. Che devo, mi ricordo una volta sono scappata dall'ospedale e ci sono ritornata, praticamente verso la fine. Mi devo fare una doccia, ok? Perché non mi sono lavata per 3 settimane. Vabbè, per forza. E quando mi sono fatta la doccia lì dentro, stavo per svenire perché calcola che dopo alzarti dopo 3 settimane era tipo una cosa. Ma non Tu ti lavavano loro con la spugna? No, Sì, però i capelli comunque erano lerci, i beh. capelli non l'avevano lavati. E quindi la prima volta che mi sono fatta la doccia, mi stava pieno attacco di panico, non respiravo. Quindi la seconda volta volevo lavarmi a casa e mancava tipo qualche giorno prima che uscissi da lì. E quindi mi ricordo che sono scappata all'ospedale, sono andata a casa, mi sono fatta la doccia e poi mi sono rintrufolata nell'ospedale. No, vabbè. Sì. E come cazzo ho fatto ad andare a casa che ti hanno accompagnato? Sì, mi sono fatta venire a prendere. Non mi ricordo neanche da chi. E era tipo sera, sono fatta lì, sono fatta la doccia e poi sono tornata. Mi sono rintrufolata e non si sono accorti di niente. Il giorno stesso, il giorno dopo, ho fatto un culo così. Se ne sono accorti. E vabbè, insomma, sono uscita. Non accorgersene che un paziente era fuggito dall'ospedale. Tra l'altro, ci avrei messo almeno 1 ora e mezza a far tutto. Sì, ma tu calcola che in teoria io potevo uscire fuori per andare a prendere l'aria, eccetera, eccetera. E quindi, che ne so, avranno pensato che stavo fuori a prendere l'aria. E quindi niente, poi mi hanno rilasciato. Ah, poi vabbè, non ti dico la gente che moriva mentre io stavo lì. Ecco, anche questo te lo volevo dire. In rianimazione, quando li chiudono nei sacchi neri di fianco a te. Io, come questa cosa l'avevo già detta, tu non lo sai. Un'altra ragazza era stata ricoverata per lo stesso problema mio, per la pillola. Ha preso la pillola e gli è venuta la stessa cosa mia. C'aveva 17 anni, 17-18 anni. Però lei è morta qualche ora dopo, vicino a me. Ok? Cioè, io l'avevo incontrata lì e poi è morta. 17 anni, morta. Lo stesso giorno che sono arrivata io lì. E poi, quando mi hanno spostata fuori dalla terapia intensiva, facevo amicizia con i vecchi e la notte morivano. E quindi li portavano via e li rimpiazzavano con un altro. E quindi io magari stavo lì, ci giocavo a carte, li vedevo, ci facevo amicizia. Oh, stasera perecotte col purè, e quello. La notte moriva. Beh, allora dico. C'avevo 22 anni, è nel 2012. 22 anni. Quindi sono uscita, sono andata via da lì. Mia madre, quel giorno mentre mi portava a casa, a parte che il cielo, i colori mi facevano stranissimo. Cioè, quando Sì. vedevo
sembravo allucinata, cioè sembravo sì, stavo sotto era droga. tutto più saturato. Sì, era mega saturo, vedevo sti alberi, sti colori, perché poi era giugno, quindi c'erano tutte le giornate limpide. Stavo tipo così nella macchina, era stranissimo. E mentre tornavo a casa, mia madre comincia a fare... ma lo sai che le persone trans in realtà sono infelici, cioè loro pensano di essere felici, però sono infelici, e cominciava tipo a cercare di manipolarmi Per per... farti smettere di fare la terapia. Sì, ma non perché lei aveva paura che risuccedesse una cosa del genere, attenzione. Era perché proprio era... Lei è sempre stata contro... non l'ha mai accettata questa cosa qua. E quindi niente, passato, ero depressa perché mi hanno tolto i farmaci, non li volevo più prendere. E dico, vabbè, mamma, cioè adesso che cazzo mi può fare così? Cioè io avevo iniziato, stavo iniziando a decollare e appena sono decollato mi hanno martellato e sono cascata giù. E adesso devo stare qui. Ti ho chiesto fuori all'ospedale, però Tu non da quant'è posso... che facevi la terapia ormonale? Da quanto? 3 mesi. Ma scusami, anche io prendo la pillola da una vita, mi hanno sempre detto che rischi trombosi, quindi cioè, all'inizio, soprattutto quando la prendevo, facevo subito gli esami del sangue, subito dopo prima di prenderla, dopo 2 mesi che l'avevo presa e dopo 6 mesi che l'avevo presa e dopo un anno. Nessuno mi avvertirà di questa cosa. Già. Assurdo. Non mi avvertirà assolutamente degli effetti. Che poi in Infatti, realtà una lo cosa sai che che... me la sono fatta venire da sola con la chitarra. Perché praticamente io suonavo con. Grazie, Fuji. Suonavo l'elettrica e poggiavo l'elettrica sul linguine. E praticamente ha bloccato. Cioè, normalmente no, ma con gli antico con invece con i farmaci che hanno addensato il sangue, quella cosa in realtà ha dato problemi e quindi è andata a bloccare la femorale. No, che cazzo era? Vabbè, non mi Eh sì, è ricordo. quella che io avevo, l'aorta, la No, femorale. l'aorta sta sopra. Era la vena cava. Era la vena Ok. cava. La vena cava inferiore l'aveva bloccata. E poi da lì, non sapendolo, è cominciato a ingrandirsi, andare dallo stomaco sulla coscia, insomma così. Quindi in realtà è stato per la chitarra. Se mi avessero detto non fare vita sedentaria, vatti a fare gli esami, quello, quell'altro, No, ma l'altro mi quello aveva lo dato. capivi con gli esami del sangue, perché prima di prendere degli ormoni che rischi la trombosi, devi fare gli esami prima e dopo Gli che esami hai. prima, forse li avevo. Avevo fatto degli esami prima di iniziare, quindi forse li avevo fatti. Io non ero predisposta, quindi gli esami saranno andati bene. E se li ho fatti, adesso non me lo ricordo. Dopo sicuramente li ho fatti, ma non per quello. Cioè, era per vedere i valori ormonali, non per vedere il sangue. Eh no, ti devono valutare come va il fegato, come va... Cioè, c'è un ormone della trombina, non, la trombina, una roba del genere proprio per vedere se, come stai con i valori di Sì, trombosi, è il tempo di rischio trombosi. prototrombina, prototrombina. No, ma succede anche in condizioni comuni, gallina. E a me è successo così. Eh? Ah, gallina, che t'ho chiamata gallina. No, no, no. No, il gallina. No, no, succede anche in condizioni comuni. Che c'entra la chitarra elettrica? Ve l'ho detto. Allora, la chitarra elettrica è fina, non è spessa quanto l'acustica. E pesa anche di più in realtà dell'acustica, quindi essendo fina così, quindi spessa tipo così, poggiandola qui sul linguine, col peso, stando molto molto tempo seduta col peso qui, è andata a occludere, ok? Cioè andare a schiacciare e il sangue, essendo più coagulato, si è formato questo problema qui. Questo non me l'ha detto nessuno. L'ho dedotto io perché era allo stesso punto dove poggiavo la chitarra. E se adesso io poggio la chitarra in questo punto mi fa male. Ed è proprio dove sta l'origine. Quindi non me l'hanno diagnosticato loro, ma l'ho supposto io perché è anche da lì che è iniziato tutto quanto. Quindi molto probabilmente è andato così. Comunque. Beh, in ogni caso sappi che io che sono una che prende la pillola, appena proprio appoggio un po', io penso mi vengono i lividi solo se sto sulle ginocchia, cioè sto sui gomiti un po', io proprio mi viene il livido qua. Ma queste sono le controindicazioni della pillola che ti rende i vasi sanguigni debolissimi.
E anche, non sapevo questa cosa qui. Infatti, se hai magari delle tipo. Vedete quando si rompono i capillari che creano quelle specie sì, di. Sì, le venuzze viola. I rossi viola. Sì. Io sono abbastanza piena di quelle cosine lì. Perché... No, io no. No. Mi vengono i lividi perché prendo gli anticoagulanti per contrastare questa cosa degli ormoni e quindi sono piena di lividi. Sono proprio piena di lividi addosso. E vabbè, comunque, voglio soffermarmi su questa cosa. Niente, stavo depressa i primi tempi. E poi, niente, mi sono ripresa e ho detto, sai che c'è, invece di aspettare la terapia ormonale che faceva effetto, eccetera, eccetera, vaffanculo, inizio direttamente, anche senza terapia, a fare, insomma, il cambio di genere, se si può chiamare così. E... Cioè, senza terapia? Cioè, come? E niente, smettevo di vestirmi così, mi vestivo colà. Ah, ok. A livello sociale. E okay. Poi, tra l'altro, una delle cose che veramente è stata molto impattante era il fatto che tutta... quella roba che avevo conquistato con 3 mesi di terapia si è sciolta in 2 settimane. Certo. Anzi, in 1 settimana. Adesso perché ha resistito tipo 2 settimane. La 3ª settimana ho incominciato a regredire e a diventare peggio di prima che la iniziassi. Quindi sì, ho visto... Sì, perché ti fa l'effetto boomerang. Esatto. Quindi il seno è cominciato a sparire. Sì. Mi è venuta tipo il triplo della barba. E... i peli, raga, sono impazzati. La pelle è una merda. La pelle è una merda, tutta unta. I brufoli. Mi ricordo che proprio sono impazzita completamente. Stavo nel lettino, stavo piangendo e mi sono strappata la faccia. Mi sono tipo graffiata tutta la faccia perché stavo impazzendo. Una delle cose che mi stava facendo veramente uscire di testa era il regredire degli effetti. E quindi niente, sono tornata a casa e ho detto, sai che c'è, vaffanculo, lo faccio anche senza ormoni. E ti dico che passing uguale adesso, ti giuro, uguale adesso, non cambiamo un cazzo. E infatti la gente non se ne accorgeva. Rimasto, dai. E tempo, giugno, luglio, agosto, settembre, 3 mesi, circa, 3-4 mesi. Boh. Dal giorno alla notte 10 attacchi di panico al giorno. E sono cominciate ad arrivare. Io stavo impazzendo. Era arrivata a 50 kg. Io sono alta 1,83. Non mangiavo più. Non uscivo più. Mi ricordo che stavo incollata al letto. Avevo paura pure del mio respiro. E avevo questi cazzo di attacchi di panico che mi prendevano completamente a caso. Ed erano incontrollabili. E lì sono impazzita. E sono andata al neurologo e mi hanno dato. Perché il neurologo, insomma, non andava al neurologo e mi hanno dato appunto questi psicofarmaci. E da lì gli effetti degli attacchi di panico sono spariti, eccetera, eccetera. Ma nessuno mi ha detto perché ti stanno venendo gli attacchi di panico, te lo sei chiesta? Non hai fatto anche una terapia. Io stavo in terapia. Ma nessuno mi ha detto, guarda, questi attacchi di panico ti stanno venendo per un motivo, cerchiamo di capire qual è. No, io, un po' come la macchina che ti fa il segnale che c'è qualcosa che non va nella macchina... E io come se avessi spento il monitor, e detto ok, basta, quindi non c'è più il segnalino, non c'è più il problema. In realtà il problema c'era ancora, solo che non ne sentivo gli effetti, però ci stava. Certo. E il problema l'ho capito nel 2019-2012, 7 anni dopo circa, da sola, quale fosse il problema degli attacchi di panico, dopo... che avevo smesso gli psicofarmaci perché volevo capire, anzi no, volevo smetterli perché non volevo più essere schiava dei psicofarmaci, li ho smessi e mi sono ritornati gli attacchi di panico e lì ho cominciato ad analizzarmi e ho capito perché stavo così. E stavo così per il trauma dell'ospedale, quindi era tutto... È strano che uno psicologo non si sia neanche interrogato su questo evento. Era tutto legato lì. Tutto, tutto legato alla morte, alla solitudine, all'abbandono, alla consapevolezza di morire, che è quello che ho patito di più. Cioè, io sto lì e l'esperienza pre-morte, quindi so che sto per morire. Sì. Che voi non l'avete mai provata, credo. A me mi prendeva ogni tanto quando andavo a letto e realizzavo che ero mortale. Mi prendeva ogni tanto questa cosa qui, però noi siamo dotati di questa cosa, se no non vivremo più. Cioè, se tu stai a avere la consapevolezza della morte,
Quindi ti rendi conto che morirai? Sì, lo sappiamo che moriremo. Ma in realtà questi eventi qui te lo fanno tenere molto più presente. Sì, quindi... tutte le volte che fai una scelta la fai anche sulla base del fatto che sai che domani potresti morire. E lei, su di lei, ha agito in positivo. Su di me l'opposto. Quindi lei ha detto, senti, ma sai che c'è? Ciccia, si vive una volta sola, comincia a godertela sta vita di merda. A me è successo l'opposto. La vita è troppo fragile. Oggi ci sei, domani non ci sei più, nulla ha senso. Basta, per me ha perso senso tutto quanto. Ma che cazzo lo faccio a fare sta cosa? Tanto domani magari non ci sto più. E poi anche, non solo nulla ha senso, ma qualsiasi problema, sto morendo. Quindi che ne so, mal dei piedi, mal di schiena, mal di testa. Oddio, c'ho, che ne so, problema, un'emorragia cranica. Oddio, quello. Quindi l'ipocondria, boom, come fiumi. Ma giustificatissima, anche perché cioè, il messaggio che ti è rimasto impresso anche è sicuramente il avevo sottovalutato un problema, sicuramente se fossi andata prima sarebbe stato meglio. Assolutamente, ma che è quello, è vero. Cioè io ci sono andata quando stavo con la gamba viola. Adesso, al primo segnale, sarei andata a farmi vedere. Certo. Lì, cazzo me ne frega, sì vabbè, mi fa un po' male l'inguine, ti cazzi. Cioè, avevo 20 anni, ti hanno diagnosticato l'ipocondria. Guarda, non è che ci vuole qualcuno per diagnosticarmi l'ipocondria, comunque sì, me l'hanno anche diagnosticata, ma non c'è bisogno di una diagnosi di uno specialista. Cioè, me ne rendo tranquillamente conto che sono estremamente ipocondriaca. Ed è terribile, raga, vivere a metà con l'ipocondria. Cioè, mi ricordo una volta, ero andato a mangiare, cioè avevo già un periodo d'ansia, ero andato a mangiare fuori, tipo al centro commerciale, e era questo tipo wok, una cosa del genere, una cosa asiatica, e avevo preso tipo una zuppa di miso. In questa zuppa di miso ci stava una cosa un po' blu. Era una cosa un po' blu, che sicuramente sarà stata la spirulina, non lo so, qualche cosa, sì, che aveva scolorito un po'. E basta, io mi ero mangiata la plastica o qualcosa di chimico, morirò. Quindi io ho cominciato a farmi venire il mal di stomaco da sola, perché dico, mi viene il mal di stomaco? Mi viene? E poi me lo facevo venire, lo vedi? Questo è il mal di stomaco, questa è la plastica che ho mangiato. Ho mangiato la plastica e cominciavo a chiedere ai miei, voi vi fa male lo stomaco? Sentite un sapore di plastica? Cioè, capito, non è che te lo diagnostica la cosa. E quindi da lì, basta. Quindi io, questa esperienza mi ha rovinato completamente l'esistenza, il lato psicologico, e te che cerchi emozioni forti, io le evito come poche cose al mondo. Io voglio la stabilità e la tranquillità. A me le emozioni forti mi impanicano. Quindi io, che ne so, vivere proprio qualcosa di forte mi uccide. Io proprio devo stare rilassata. Che sì. Cioè, vedete come due eventi apparentemente pseudosimili, perché comunque non è la stessa cosa, però comunque due persone che stavano per morire abbiano reagito sia per loro personalità, sia per circostanze esterne, a reagire in modi completamente diversi, una a migliorarsi la vita e una a distruggersela completamente, tant'è che ancora mi porto gli strascichi di qualcosa che devo assolutamente risolvere a livello psicologico, che ancora non ho fatto perché non ho i soldi per pagarmi la terapia individuale. Quindi ad oggi non posso ancora risolvere questo problema e sto ancora prendendo gli psicofarmaci, perché probabilmente se non prendessi psicofarmaci, ad oggi che non ho ancora risolto il problema, sarebbe un problema. Invidi Buga per la sua reazione all'esperienza rispetto alla tua? Sì. E io vi dico, non so se mi fosse successo 10 anni fa, ma se mi succedesse adesso, quello che è successo a lei, ragazzi, io penso che mi staccherei la testa e mi ammazzerei. Cioè, per non vivere quello che ha vissuto lei, io penso che preferirei che quel camion mi ammazzasse dentro la macchina. Ma è diverso, un po' perché io ero anche un po' malata d'attenzioni, cercavo sempre di attirare l'attenzione di tutti, così, quindi essere lì nel letto d'ospedale, sei quella poverina, non hai nessuna responsabilità,
tutto quello che succede è in mano a dei professionisti per cui tu non hai alcun tipo di controllo su questo, non è mai colpa tua, sono tutti lì per te a guardarti con gli occhi a cuoricino e a dirti quanto sei importante, quanto sei speciale, sei la bimba speciale in quel momento lì, no? Io per niente, io questa cosa proprio non l'ho vissuta. Ecco, infatti, io ero lo scarto. Dire, anche le persone che ti stanno intorno, secondo me, cambiano molto la visione dell'evento. Ma a te ti venivano, ogni quanto ti venivano a trovare? No, in continuazione, infatti io una certa ho detto basta, voglio leggere. Cioè, scusa, come facevano a venirti a trovare così tanto? A me facevano entrare un'ora di visite al giorno, una persona per volta. Quindi praticamente vedevo le persone 5 minuti e poi se ne andavano perché non lasciare il posto alle altre in tutto un'ora. Quindi io tutto il giorno stavo sola. No, no, allora loro permettevano a una persona di rimanere con me in stanza tutto il tempo, tutto il giorno, però una. Quindi era o mio babbo o mia mamma, rimanevano lì anche tutto il giorno. Assolutamente no. E poi c'era l'ora di visita, che erano quelle 2 ore in realtà, in cui venivano tutti insieme anche così. Ma 2 volte al giorno c'erano le visite. Però non ti dico, non in rianimazione, eh. In rianimazione no. In rianimazione una persona alla volta, come dicevi tu. In rianimazione intendi terapia intensiva? Sì. Ma io calcola che su un mese, 3 settimane sono stata in terapia intensiva. Ah beh, allora sì, allora sì. No, io invece dopo sono stata in reparto, ma sì, lo facciale, dopo lì invece potevano venire molto più tranquillamente a trovarmi. E non ero mai da sola, mai. Tu quanto hai detto sei stata 2 settimane? È stata 2 settimane. Però quanto cosciente in quelle 2 settimane? Pochissimo. 2 giorni. Io quelle tre settimane le ho vissute tutte dal primo all'ultimo giorno, quindi per me sono state infinite, capito? Sì. E io mi ricordo che mi mettevo a piangere e una certa gli ho detto, per favore, fate venire Giulia. Io non ce la faccio, cioè io non ce la facevo. Ho detto, per favore, fatemi venire Giulia, sto impazzendo. E me l'hanno chiamata, me l'hanno passata al telefono, io che piangevo tutte le macchine che suonavano e avevo svegliato tutto il reparto e facevo, ti prego, vieni qui, non... perché proprio... E questa cosa mi è rimasta, il morire da sola. Perché comunque se io morivo lì dentro da sola. Cioè, ma chissà dopo quanto se ne accorgevano, magari se ne accorgevano perché c'avevo gli elettrodi. Però proprio questa cosa del morire da sola, capito? Era proprio... Ma poi c'è anche, dalla tua narrazione, c'è proprio una bruttissima gestione da parte del personale medico. Perché comunque io avevo l'infermierina che mi lavava, che era diventata mia amica, che parlava con me, i medici erano sempre gentili, c'erano quelli che facevano le battute in continuazione per farmi ridere. Cioè, era un ambiente molto più carino. Cercavano di rendermi tutto più leggero. A me... Anzi, mi facevano sentire in colpa, mi dicevano... Cercavano di dissuadermi del fatto non... Ma perché non ti accetti così? Ma perché devi ricorrere a queste cose? Ma perché... Sì, sì, poi l'hanno fatto passare come un ti sei ridotta te così, per sì, il tuo sì. volere, è sì, colpa sì. tua. Sì, sì, il medico me l'ha proprio detto, visto, vorrete fare queste cose, guarda come stai adesso. E le infermiere dopo, che magari nel loro piccolo cercavano di aiutarmi, tipo di salvarmi, non la ricominciare più se non muori, quindi tipo, ma perché non ti accetti così, ma che bisogno c'è di arrivare a queste cose qui? E in realtà mi uccidevano, io mi ricordo che scoppiavo a piangere, facevo, ma voi non capite, non potete capire perché, e quindi, madonna, ve lo giuro, era una cosa terribile, proprio terribile, e racconto pure questa cosa, e, siccome non avevo ancora cominciato a fare il laser, un po' di peli in faccia ce li avevo, sì. Ok? I primi giorni però non ce l'avevo, quindi... Arrivava una vecchietta dalla cappella che stava giù a fare volontariato e mi vide in terapia intensiva. Siccome in terapia intensiva non ci sono i reparti maschio femmina, sono tutti mischiati perché terapia intensiva, questa vecchietta venne e mi fece. Innanzitutto fu l'unica a darmi nel femminile perché non si accorse della situazione, quindi lei pensava che io fossi una ragazza normalissima, quindi viene lì, tesoro mio, ma così giovane, ma che cosa hai fatto? Ma perché sei qui? Mi ricordi tanto la mia nipotina? E veniva lì e mi dava le carezze, mi aveva portato anche un peluche e ogni tanto mi veniva a trovare. E il problema è che una certa i peli cominciavano a crescere e io non volevo che l'unica persona che aveva rispetto di me, che mi vedeva per quello che ero, cambiasse opinione, l'unica, era l'unica,
E quindi mi ricordo che mi tirai il lenzuolo fino a qui, proprio così, col lenzuolo qua. E lei faceva: ma come mai ti tieni? Passa di questo lenzuolo. E facevo e tenevo il lenzuolo fisso qui. E poi ho cominciato a piangere. E lei faceva: ah, oh, ma ti sto dando fastidio, vuoi che me ne vado? E io avevo un blocco completo, non sono riuscita più a parlare. E quella vecchietta ha pensato che mi stesse dando fastidio, quindi si sarà sentita pure in colpa. E se n'è andata mentre io ho sporcato tutto il lenzuolo di lacrime che stavo ancora. Sono rimasta tipo così per 20 minuti dopo che se n'era andata. Mi devo dire anche questa cosa, che trauma mi ha portato. È una cosa terribile. Non è più venuta. Non è più venuta perché evidentemente avrà pensato che, non lo so. No, non è più tornata. Non è più tornata. Io ho i sensi di colpa. Ho preferito non farle capire in che situazione stessi, piuttosto che farle capire che non era un peso. Quindi sono stata terribilmente egoista in quel momento, però niente, lei probabilmente avrà pensato che mi stava dando fastidio, addirittura da mettermi a piangere per il fastidio che mi dà. Terribile. È una cosa tristissima, lei. Una cosa tristissima. Ogni volta che vedo il peluche a casa dei miei piango. No, pensate, vabbè, lasciamo sta. E quindi, beh, una bella esperienza comunque, ho vissuto in ospedale, bello, bello. Comunque bello, ve lo consiglio, il Pertini, un buon ospedale. Non è bello, ma una cosa di cui mi sono resa conto parlando anche con altre persone che sono state in ospedale è che la struttura nella quale capiti cambia tutto. Chissà se Quindi, mi avessero ricoverata nel avendo tuo ospedale, come ne sarei uscita? Vabbè, sicuramente meglio, secondo me è meglio. Quindi, anche raga, perché se avete peggio. modo di scegliere, se avete il tempo di scegliere dove andare a chiedere aiuto in ospedale, scegliete bene, magari andate un attimo più lontano. Se avete tempo, come aveva avuto lei, fateci attenzione, perché cambia molto. Non lo sapevo questa storia, mi dispiace un sacco. Perché poi io Terribile. credo che sia stata molto più terribile la tua in tutto ciò. Perché magari il danno era più pesante il mio, però il come l'ho ricevuto, cioè che quindi il tuo corpo va subito in emergenza, combatti o fuggi, quindi l'adrenalina non ti permette di pensare, di ragionare, di dire oddio sto morendo, la vita. Cioè lì ti viene l'attaccamento alla vita e basta. Lì sei attaccata alla vita come al cazzo, cioè proprio così. E poi dopo comunque io stavo sotto morfina un sacco di tempo, quindi anche se mi sono svegliata dal coma, comunque c'era la morfina fa tantissimo sull'umore, sull'energia che hai nel metterci nella positività, io infatti quando avevo la morfina in corpo, mi ricordo che una delle cose che ho pensato per prime era: un malato terminale, secondo me, dovrebbe avere il diritto a stare sotto morfina fino a che non è finita la sua vita. Perché la morfina ti cambia proprio il modo di vivere le cose, il modo di leggere il mondo e ti dà anche una visione proprio più positiva di tutto, anche di accettazione delle tragedie. Perché io mi ricordo che a un certo punto ho avuto un'altra emorragia interna dovuta all'operazione alla gamba, e lì è stato il momento, diciamo, più difficile perché non avevo capito che avevo un'emorragia interna, semplicemente io avevo proprio questa sensazione di la vita che si affievolisce, cioè una sorta di distaccamento dal corpo. Poi mi sono guardata le mani, erano blu, al che ho chiamato l'infermiera. L'infermiera ha cominciato a dire: Allah, hai le bistecche, trasfusioni, bla 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 bla. E poi mi ha detto: Patata, tranquilla, ti recuperiamo. Ti recuperiamo, devi essere forte, ti recuperiamo. Però ho capito com'è diverso l'impatto. Cioè, gente che in quel momento lì pensava ed era convintissima che io ero caput, però nonostante fossero convinti che ero caput, mi dicevano: ce la fai, vai, vai, te resisti, lotta, che ce la fai. È completamente diverso, eh? Cioè, tu psicologicamente, quando hai intorno delle persone che dicono: ce la fai, devi essere forte, vai! È completamente diverso la gente che dice: guarda cosa, come ti sei ridotta. Colpa tua. Cazzo, se mi avessero fatto così a me, sarei stata di merda. Ma di merda. Quindi credo che nel tutto, per quanto quello che magari ho subito io a livello di danni fisici fosse peggio, credo che la tua esperienza sia molto peggio, proprio per come è stata gestita tutto nel contorno, psicologicamente. Però c'è anche una base di personalità che è diversa. Cioè, a prescindere, sì, dall'evento esterno che
mi ha detto sfiga a me, e oggettivamente a me mi ha detto tutto sfiga, cioè in quella cosa a me mi ha detto tutto sfiga, e comunque c'è cioè, il fatto che noi siamo persone diverse e che tu secondo me sei più propensa alla positività rispetto a me. Beh, sì, io sono una persona ottimista, eh. C'è da dire che sono una persona ottimista. Quindi credo che sì, essendo andata in un altro ospedale sicuramente il trauma non sarebbe stato così forte. No. Però avrei avuto comunque magari la tendenza al pensiero del oddio, la vita è troppo fragile, non riesco più a godermela. Probabilmente quel pensiero avrei continuato ad averlo. Perché proprio, capito? Cioè, io prima di avere questa cosa, la morte era una cosa lontana. Cioè, sì, morirò un giorno. Forse, stavo tipo così. Adesso la sento vicino a me, capito? Sento. E infatti qui ti volevo chiedere, il rapporto con la morte adesso, qual è? Hai paura? Non No, hai paura di sono morire? no, no, perché ho già visto come reagisco, quindi sarà un'accettazione, cioè se deve succedere domani, succeda domani. Io ho molta più paura di invecchiare che di morire, ti dico la verità. Cioè, ho molta paura di vedere il depauperamento di me stessa, cioè di vedere una cosa morire giorno dopo giorno, cioè andare sempre, ogni giorno riuscire a fare una cosa in meno. Sto esagerando, ovviamente in età molto anziana, no? Però arrivare a perdere lucidità mentale, arrivare a perdere la memoria, arrivare a perdere la mobilità e piano piano morire un pezzo alla volta, quello mi terrorizza. Quello mi terrorizza a morire, ti dico la verità. E quindi fare la fine di mio nonno, che l'ho visto spegnersi in 3 anni dopo ictus su ictus, io così non, cioè, preferisco veramente morire con veramente una secchiata di tiri in faccia, ecco. E ho maturato questa cosa. Non ho tanto paura di morire. Ma come? Cioè, non mi spaventa morire, mi spaventa saperlo. Quindi, se io so che tipo, che ne so, morirò tipo con uno sparo in testa, cioè proprio così, tipo come accendere o spegnere un interruttore, non mi spaventa. Ma se io, come invece molto probabilmente, perché di solito quanti muoiono così, cioè quanti muoiono I più fortunati. all'istante, i più fortunati, la maggior parte delle persone muoiono consapevoli che stanno per morire. Quindi che ne so, invecchiamento, tumore, incidente, Covid, qualche malattia, insomma, quindi ecco, a me quello mi fa impazzire, raga. Quella è una delle cose che mi manda fuori proprio di testa. Non riesco a metabolizzarla, non riesco a farmi una ragione. Il fatto che sono consapevole che me ne sto andando, non ce la faccio. Che poi è anche adesso io me ne sto andando perché giorno per giorno mi avvicino. Sai. Però Beh, proprio in certo. quel momento, quando è proprio. Immaginate proprio, mettetevi a letto e pensate, fate finta di pensare che domani avete la pena di morte. Quella proprio quella sensazione lì, capito? Cioè, vi cambia completamente tutto il modo di vedere le cose, ma non lo immaginate, lo so, non è bello, è per farvi empatizzare un po', che in realtà è No. meglio se non lo fate, però io infatti quando vedo i film dove ci stanno quelli che vengono sentenziati, hanno la pena di morte, sono al braccio della morte, magari il giorno dopo vengono, oppure magari mentre stanno salendo sul patibolo. Mirica, mi prende un'angoscia. Mi prende un'angoscia perché è proprio. So esattamente qual è quella cosa che stanno vivendo, Ma tu capito? preferiresti, perché io so che ci sono molti condannati a pena di morte che stanno nel braccio della morte, perché loro ritengono là, nella sezione braccio della morte, che magari vengono poi giustiziati 4, 5, 6 anni dopo e Mamma, loro anche non di sanno più. mai. Sì, beh, loro pensano che potrebbe essere sempre anche il giorno successivo, perché non è che glielo dicono con anticipo, glielo dicono domani ti giustiziamo. E quindi questi vivono anni e anni con il chissà se domani mi fanno fuori, chissà se domani mi fanno fuori. Ma guarda, penso che nel caso loro una certa Ti ci abitui. metabolizzano. Sì, per forza. E se no esplodi. Cioè, penso che dopo tot mesi o anni comunque hai metabolizzato il fatto che, anzi, quando le chiamano forse tiri un sospiro di sollievo, non lo so. Ah. Sto ipotizzando, non lo so.
Elabori, raga, elabori, non lo so, cioè, o ti spegni direttamente. No, perché comunque il cervello dopo un po' la smette di dare sempre gli stessi impulsi. Sì. È normale, è l'adattamento. È come quando entri in pescheria e dopo un po' non senti più l'odore del pesce. Poi magari il giorno che ti chiamano, allora si riattiva, eh? Magari in quel momento comincia a prenderti il panico, sì, perché si riattiva tutto. Però non penso che tu stai in ansia esattamente come il primo giorno che entri nel braccio della morte. Non credo sia così. E vai... Ma è per abitudine, no? Il cervello si abitua a tutto per sopravvivenza e quindi si abitua anche a quello. Però... dico, il memento mori, vedi, a te dà questa impressione qui, a me dà un grandissimo senso di libertà. Cioè, della serie, ogni volta che mi ricordo che la mia vita è sul filo del rasoio, io sento una grandissima libertà. Cioè, tipo, ma che cazzo mi sono vincolato a fare fino adesso? Ma fai quello che ti pare, ma sì, ma vai, ma fregate, le conseguenze... Pff. Questo. A quanto vorrei avercela io sta cosa? Io quando me ne rendo conto invece mi ingabbio ancora di più. Mi chiudo e faccio... Però sei sopravvissuta per un motivo. Cioè tu quello che ti devi dire è... Io sono sopravvissuta, sono una survivor. Ma lo sai quante volte l'ho rimpianta sta cosa? Perché rimpianta? Perché avrei voluto non succedesse. Non fosse successo. No... Non volevo che succedesse, basta, non mi meritavo, non mi meritavo. Cioè, l'ho desiderato un sacco di volte, ho maledetto il giorno che in realtà sono uscita da quell'ospedale. Ah. Vabbè, si parla di soddisfazione della vita alla fine, eh. Io non sono, diciamo, non credo che io di essere fatta per stare qui. Ma a buon intenditor, poche parole. Cioè, penso proprio di essere qualcosa... un bug, di essere qualcosa che non dovrebbe stare qui. Che vi devo dire? C'ho perennemente questa sensazione. Vabbè, io un po' ti conosco e credo che tu faccia parte invece di quelli che meritano di stare qui e ce n'è tanti. Attenzione, attenzione, non parlo di meritare o non meritare. Non parlo di sensi di colpa, meritare, essere una bella persona. No, non parlo di questo. Parlo che non sono fatta per stare qui. Che è diverso dal non meritarmelo. Cioè, la realtà... Non sono, cioè, proprio i miei modi di pensare, il come vivo, e rispetto proprio confrontandomi con la gente, mi rendo proprio conto che non dovrei stare qui. Vedi, Jade, guarda, mi capisce. È una sensazione che, guarda, se mi devo confrontare anch'io con gli altri e continuare a non essere compresa e dover cambiare modalità di rispetto a quelle che sono le mie naturali per essere compresa dagli altri e quindi sentirmi ogni volta un animalino che non appartiene a questa realtà qui e quindi meditare per andare in quella che è la mia realtà dove sono a mio agio, ti capisco. E io per quello che medito anche tutti i giorni, perché io ho bisogno di uscire dalla realtà materiale di questa realtà qui. Perché non... se io penso di essere solo una creatura materiale e di essere solo io con questo corpo, con questa vita, in questo cazzo di pianeta, io impazzisco. Devo avere sempre contatto con quella che è la mia, chiamiamola spiritualità, quello che è la mia astrazione, cioè il mondo nel quale io sono davvero a mio agio e ci sto bene. E poi io chiamala follia, chiamala come vuoi, ma io ho bisogno di dissociarmi ogni tanto dalla realtà. Vabbè, perché se questo, se questo riesce a farti sopravvivere, anzi vivere, non sopravvivere, perché a me pare che tu vivi, non è che sopravvivi. No, io vivo, ma anche fare l'attrice è questo, dissociarsi. Cioè, cambiare personaggio, essere un'altra persona, vuol dire che te ne fotti immediatamente della vita che hai tu. Cioè, come non hai più responsabilità, non sei più te... Ti prendi, ti metti in una scatola, diventi un'altra persona, hai tutto un altro mondo intorno, non hai più nessun problema tuo, ma hai solo quelli di quel personaggio lì, che quindi se vuoi possono anche essere zero. E in questo modo io mi sono sempre sfogata così, per quello che ho sempre cercato realtà come il fantasy o appunto la recitazione, la meditazione, estraniarsi in continuazione, perché poi anche io mi sento a disagio in questa realtà qua, Ed è una cosa che tutte le volte che la dico la gente reagisce male, quindi adesso immagino che anche in chat mi scriveranno della pazza. Però ti capisco. Così. Invece molti della chat non capiscono questa cosa. La cosa non ti sprona, tipo una sfida, come una ripicca, nel senso invece io ci sto lo stesso e fanculo al fato. No. Io...
Non lo so, sarà che sono pessimista di natura, fatalista, e quindi sto lì e dico. Pensano molto. Avete mai visto Sette Anime? Tu l'hai visto Sette Anime? Ecco. Assurdo, ma l'ho visto. Ecco. E io mi sento come Will Che Smith. schifo di film. Ma come che schifo di Madonna. film? È Madonna. bellissimo. È bellissimo. Sono arrivata alla fine che volevo picchiarli Ma tutte. perché? Mi hai fatto male. Mi hai fatto vivere delle tragedie una dopo l'altra. Questo che ha messo i suoi occhi dentro. Ma dai, che. Io Non. non tollero le tragedie, le storie Io tristi. Non ce la faccio. ho pianto come poche cose al mondo. Vabbè, comunque mi sento così. Quella È fottuta medusa, ma veramente, ma proprio così, cioè, perché non dai, deve danneggiare il corpo? ma vaffanculo. Vabbè, allora buttiamoci di sotto così Buonismo, butti tutto il buonismo corpo. falso, proprio Ma di non è buonismo una falsità. falso, è perché lui ha ammazzato, si sentiva responsabile della perdita di vita di alcune persone. Ho capito, ma era un incidente che era stato causato per colpa sua. È un incidente per una. Nel senso, adesso io mi metto a scopare mentre sto in macchina e sto guidando. Sì, è un incidente, ma perché è successo? Perché stavo scopando in macchina. Non è che posso spogliarmi di ogni responsabilità perché è un Ma non c'è incidente. bisogno di continuare a punirti per tutta la vita fino al punto di essere così. Puoi Come giudicare una persona che ha latte alle vissuto. Hai mai ginocchia, ti vissuto una giuro. cosa del genere? Sei mai stata responsabile della morte di una fila di persone? No, ma No. ho investito una vecchietta. Ecco, magari non è proprio la stessa cosa, magari non è neanche morta, spero. No, no. Però, insomma. Vabbè, la vita ti ha messo intorno la merda, ma tu sei ancora qua perché stai vincendo. Ma raga, io non mi sento una vincitrice, cioè io tutte queste cose che tu sei una bomba, sei fo. Io mi sento. Non mi sento proprio una vincitrice. Cioè, sì, mi sono salvata all'ospedale, sì, l'omosessualità, sì, ma non mi sento una vincitrice. Se fossi una vincitrice non vivrei così di merda, capite? Cioè, io vivo una merda e questo non mi fa. Non fa di me una vincitrice. Non so Fare come live dirvelo. fa sentire un po' meglio rispetto all'umore di merda. Dipende. A volte me lo abbassa ancora di più. Dipende dal tipo, dipende dal tipo di live. Dipende. Io ho molto questa cosa del dover fare dei passi avanti tutti i giorni. Quindi io ogni giorno devo vedere che ho fatto qualcosa di più rispetto al giorno prima. Già se vado in stallo mi impanico. Se torno indietro, quindi se regredisco, è la fine. Quindi che ne so, faccio un esempio. Una cosa stupida anche con Twitch, che ne so, ho una media di 200 persone. Dopo 2 mesi ho una media di 250 persone. Dopo 3 mesi ho una media di 170 persone. Oh, finita. Capito? Ho regredito. Sono tornata indietro. E esco fuori di testa. Sì, ti capisco, ti capisco. Devo sempre andare avanti. Quello ce Questa. l'abbiamo un po' tutti, eh. Cioè, quello ce l'abbiamo un po' tutti di controllare l'andamento e nel momento in cui vedi la statistica che scende dici, oh mio Dio, dove ho sbagliato, cos'è che... quindi ti capisco, è normale, lo facciamo tutti. Anche tu, con tutte le altre con cui parlo che fanno Twitch, è uguale, per cui stai tranquilla, è una cosa normale. Però, cioè, io ti dico, per esempio, col fatto che io devo intrattenere delle persone... Non posso certo stare qui con la faccia appesa, essere depressa e tutto. Siccome io soffro di depressione stagionale, quindi adesso che è cambiata l'ora, mi è arrivata la botta di depressione qua. Quando arrivano le 6, io comincio a piangere. Fa buio. E alle 6:30 attacco la live. Per esempio, ieri l'altro ho attaccato la live, che quando c'era già lo starting, io pi stavo piangendo. Io ero di qua, Sì, con è senza la successo anche a telecamera, me. stavo È piangendo. successo anche E però vederli entrare, ciao ciao, io comunque sai, saluto tutti, quindi dovevo salutarli e vedendo il loro entusiasmo, comunque mi sono anche sentita io di, oh bugà, cioè qua bisogna farla live, quindi o la fai bene o non la puoi fare, quindi mi sono presa su, Sì, no, mi sono... in questo sì, ci E dopo quando ho stanno chiuso la che ti live non... scordi quasi un po' quando cominci ad andare avanti, magari in quel momento ti pensi ad altro, ti scordi di questa cosa. E quindi sì. Però ci sono magari delle live che vanno di merda e magari mi buttano ancora più giù. Però effettivamente di solito no, è più positivo che negativo. Però c'è cioè, la pressione che
stai a piagne e fra 5 minuti devi attaccare la live e tu in quel momento vorresti stare sottoterra e invece di attaccare ti prende un panico. Faccio no, io ci metto un'altra persona qui a stream, ma non ci posso stare io. Ho fatto l'errore, per esempio, a marzo-aprile, che ho avuto un periodo di depressione brutto perché mia mamma stava per morire. E non stavo male, quando stavo per attaccare la live mi veniva da piangere e non la facevo. Non facevo le live, dicevo, raga, non ce la faccio oggi, sto troppo male, cioè domani. Errore, errore immenso, perché le live le devi attaccare anche se stai piangendo, anche se stai di merda, perché comunque poi ti aiutano. Almeno mentre lo fai. No, ma poi se poi entri nel circolo non lo faccio perché sto male e poi sta male oggi, però stai male anche domani, però anche dopodomani. E quindi ciao, salti i mesi, così come facevo io 5 anni fa che ho raggiunto un discreto successo e poi no, no oggi non streamo, sono depressa, no, oggi non streamo, piango, oggi non streamo, ho saltato 3 mesi, sono tornata che non avevo più niente, ho perso tutti, l'80% del pubblico l'avevo perso completamente. Però ve lo dico, ragazzi, cioè, quando stai lì a piagne e sai che di attaccare e dici adesso io prendo un animatronics, un gatto, ci metto qualcun altro qui perché io che cazzo gli racconto a questi. Comunque vedevo che anche Kodomo condivide questa cosa, quindi non è una cosa solo mia o tua, cioè le live quando stai male. Vabbè, ma è ovvio, cioè è umano, cioè stai male, devi fare live, che fai? Cioè o deprimi tutti, li butti giù e li fai... Li fai volare sul ponte dell'arcobaleno oppure dai due schiaffi, ti svegli e cerchi di... Per esempio io ho trovato anche sollevante il non fare finta di niente, perché tante altre volte magari faccio finta di niente, e l'attaccare live dicendo, raga, appena sto piangere, perché è inverno, e poi faccio così 3 minuti, poi mi sento ridicola e smetto. No, invece di solito i miei se ne accorgono sempre quando sto una merda. Poi ci sono delle volte che magari riesco a darmi gli schiaffi prima che rimetto la webcam, delle volte che non ci riesco e quindi a una certa lo vedono, ma che hai fatto? Quindi magari ne parlo, però comunque poi mi sento responsabile della depressione che gli attacco e stacco. Quello anch'io di brutto. Quando vedo che cominciano a dire no, buga, adesso sono triste anch'io. No, raga, su. Grimissimo. Assolutamente attaccare, io le chiamo le trasfusioni di dolore. sì. Non mi voglio sentire assolutamente responsabile di trasfusioni di dolore, giammai. Oh, ricordo ragazzi che giovedì facciamo, quando oggi è martedì, dopodomani facciamo la live con Zabbe, Kodomo e Niscia su Fasmofobia, eh? Tu ci hai mai giocato? No, tu non giochi a niente. Mi cago in mano, mi cago in mano. Madonna mia. È stato... Tra l'altro venerdì sera sarà il primo gioco horror che faccio in tutta la mia vita e lo voglio fare in live. Gioco? E... Non so ancora, devo scegliere quale. Ah, un gioco a caso? Ma no, non a caso, sicuramente lo sceglierò, adesso metterò lì a guardarci bene, tra mercoledì e giovedì sceglierò un po' quale fare, magari uno nuovo, non lo so. Però non multiplayer, perché io in multiplayer proprio sono una nabba e mi sento un sacco in colpa di far perdere tutti, quindi non voglio giocare in multiplayer. Oh, Kodomo, io sono diventata una bestia, eh? Io sono una bestia, cioè ieri effettivamente sei venuta, che sono morta come una scimmia e va bene. Però ti assicuro che sono fortissima. Oh, grazie Serena. Non so quale facevi l'altra sera. Cioè, l'ho visto il gioco, ma non l'ho riconosciuto. Ma con chi ce l'hai? No, che mi chiedeva se facevo lo gioco che faceva lei l'altra sera. No, Kodo, fidati. Io nell'horror mi viene da piangere, tremo, ho attacchi di panico, mi allontano dallo schermo in continuazione. No, c'è proprio... Facciamo vedere i gatti. Eccolo. Usciamo i gatti? Che c'è, ogni volta che ti metto davanti alla telecamera impazzisci, come mai? Ma quanto? Guarda lì, c'è un gran camera. Guarda, c'è un gattino, amore. Ma c'è un gattino. Guardalo, quanto siete scimmi. Ma due gatti, Buga? Sì. Ah, sì. Ma questo è nuovo. L'altro è andato a dormire di sopra, mi sa. Ma c'è due piani? Sì, cioè non ho due piani, uno sul palco. Ma tu vivi da sola? Io vivo da sola e questa
l'indipendenza che mi sono poi guadagnata con l'assicurazione, perché con l'assicurazione mi ha permesso di venire a vivere a Roma, essere, pagarmi gli studi, poi adesso ho finito tutto, quindi devo guadagnarmi da vivere. Questa è la verità. Ma... è finito già da un po', però vabbè. Vabbè, ma la soffri la solitudine? No. No? Io mi stresso a stare con le persone. La solitudine è la mia zona di comfort. Mentre... mai? Non la soffri mai? No. Non ti sa... io no, ma non la soffro perché comunque ho delle amicizie che sento tutti i giorni. A me basta sentire le persone, parlare con le persone, avere un dialogo, però non ho questa necessità urgente di vederle. Chiaro, se avessi un fidanzato o cose così, sì, avrei bisogno ovviamente di contatto fisico, eccetera. Però in amicizia no, l'importante è che so cosa fai, come stai, il resto. Io sono da sola, cioè in questo momento non vedo esseri umani, sono andata a pranzo domenica, poi per il resto sono 2-3 settimane che non vedo nessuno. E stai bene? Sì. Ma durante il lockdown neanche ti pesa questa cosa? No, il lockdown era la mia zona di comfort, proprio stavo benissimo perché così non dovevo neanche declinare gli inviti a uscire, quindi top. No, anch'io ce l'ho molto questa cosa della solitudine, però... è una cosa strana perché da una parte sto bene perché sto da sola, non devo rendere conto a nessuno, posso stare come voglio, posso fare quello che voglio. Dall'altra mi comincio a deprimermi perché mi sento triste. Cioè sto bene perché sto bene, però mi sento comunque triste. È una cosa stranissima. Ma tu ti prendi cura di te da sola? Cioè ti dai affetto? Oddio, in che senso? I bacini non me li do. No, nel senso del adesso mi vizio, cioè tipo io la mattina mi sveglio, poi c'è il mio momento sacrino del caffè in veranda che guardo gli uccellini che volano e poi dopo comincio a fare i miei lavorini, poi dico ah ok, a pranzo voglio mangiare questa cosina buona, magari voglio di un Just Eat, poi mi dico, ti vizi? Sì, mi vizio un sacco. La solitudine per me è uno spazio dove io posso amarmi, posso concedermi le mie cosine, i miei vizi, i miei lavorini. E posso fare le cose con i miei tempi, senza nessuno che invada i miei spazi, i miei tempi, le mie abitudini. E... dai, uno! No, è tutto un po' sbavato. Dai, uno! Dai, hai visto il No, io tra l'altro quando sto con tante persone, dopo mi devo disintossicare. Tipo anch'io. Sì, anch'io. No, quest'estate io sono andata in burnout da ipersocialità, cioè mi ricordo ero a Milano con Gittola e Blink e mi sono chiusa in bagno, ho cominciato a piangere disperatamente perché era una settimana che rimpallavo da casa di uno a casa dell'altro, sempre con gente intorno, sempre vita sociale. Io dopo 7 giorni così, che non dormivo a casa mia, che non stavo mai da sola, ho avuto una crisi isterica. Sì, io divento nervosissima. E intrattabile e mi viene anche da piangere, non lo so, è una cosa proprio strana. Infatti quando vado a, io c'ho casa a Bolsena e di solito ci faccio i capodanni ogni tanto qualche estate. Bello. Quando vado lì e siamo tipo in 5 in una casa, da una parte sono strafelice, ma poi ci sono dei giorni in cui impazzisco e mi devo tipo chiudere tipo 5 ore sopra la camera perché mi danno fastidio tutti. Ma sono l'unica che cucina e quindi devo comunque andare giù a cucinare perché se non cucino io non mangiano. Terribile sta cosa. Vabbè ragazzi, comunque siamo a 3 ore e io lascio Buga. Sono volate. Sì, dai. Bella live, brava Buga, brava. Mi è piaciuto un sacco sentire la tua esperienza. Anche a me la tua, non la conoscevo. È stato assurdo, veramente. È stato veramente assurdo. Una cosa veramente da film, proprio una cosa da film. E sta cosa sì, la devi risolvere. Se ne vuoi parlare anche in privato, quando il mio numero ce l'hai, ti chiamo. Non ho capito, il numero cyber sesso? Sì. Ok. Esatto, visto che adesso non possiamo farlo perché dobbiamo fare cyber sex, ho capito. Allora ti chiamo. No, ti stavo dicendo se vuoi parlarne, che non appesantire troppo in live, eccetera, vuoi parlarne con me, io ci sono. Va bene, ok.
Sì, tanto il numero ce l'ho e quindi sì, va bene, va benissimo, va benissimo, va benissimo. Spero ti sia, non ti sia pesato, ti sei, oddio, divertita, non lo Volata so. sta live, veramente. Anzi, pensavo fosse un'ora e mezza, invece, cazzo. Ah, no, no, sono 3 ore. Bello scambiare le cose, bella Codomo, che forse è la prima live che si fa quasi tutta Sì, infatti, grazie, di Codomo, mi solito. sono Ma a te ti segue fatto Codomo? sentire. Io la seguo ogni tanto, non so se lei segue me. Non capisco se c'è stata perché c'è stai te o se c'è stata perché gli interessava l'argomento, perché di solito viene, fa ciao e se ne va. Oppure arriva da me, mi butta un raid, ciao e se ne va. E quindi non ho capito effettivamente perché oggi è rimasta. Sì, Bella, bella, io la bella, bella, bella. guardo, ma mi vergogno, quindi non scrivo in chat. Sei proprio stupida, guarda, sei proprio stupida. Così con Sì, tutti. anche io non seguo nessuno, ti preoccupa, non stavo... io mi scasso, io non so la gente come fa a guardare gli streaming, io mi rompo proprio le palle. Io mi No, vedo e anch'io dico, non ma come faccio. fanno a seguirmi, veramente, che palle. Ma Però io ho mi visto lei che seguono. si truccava in maniera assurda con questo sfondo bellissimo nero e quindi l'ho messa su, ho cominciato a guardare quanto era brava e pensare che io non sarei mai stata in grado di fare queste cose e Eh basta. sì, mo si è data al make-up. Sì, ho visto, Visto che ti sei bravissima. data al make-up. Bravissima. Horror. Tu ti sei data all'ASMR e io mi sono data. No, io Come no? Ah, tua cugina si è data all'ASMR e io mi sono data alla cosa che è meno proficua, come i videogiochi. Ottimo è vero, hai lavoro. cominciato a fare più gaming tu. Hai Cosa? cominciato a fare più gaming, ho Sì, visto. perché che cazzo devo dire? Mi piace. Lo so che mi uccide il canale. Però mi piace, Buga, cioè Ma io non posso non è essere che uccide schiava il di quello che canale, va e è basta. che. Ma no, è che il pubblico è diverso, quindi adesso è come Mi se tu uccide il cominciassi canale perché io ho da abituato il mio pubblico a un determinato tipo di contenuto, quindi è ovvio che il pubblico che ho io generalmente non è interessato, quindi ne rimane una piccola parte, zero. Esatto, e e quindi tu mi da crollano le visual, capito? Sì, ma vedrai che pian piano poi arrivano anche nuovi e comincerai a differenziare il pubblico tra quelli che ti seguono quando giochi e quelli che ti seguono quando parli. È come se hai cominciato a fare gaming da poco, è come se cominciassi il canale da Sì, zero, lo so, lo so, lo praticamente. so. Quindi Infatti, abituati a però vedere. comunque è un trauma, capito? È un trauma Lo stare so. lì a vedere 70 persone e faccio no, sto regredendo, sto Vale. Ma fallendo. infatti anche io ogni tanto ho provato a fare gaming, poi ho visto, mio Dio, non ci sono mai più, non lo faccio mai più. Figurati. lo so che è così per tutti, però comunque vado... No, Minecraft attacchi proprio al ceppone che non lo porterò mai. Cyberpunk... Porto Cyberpunk, regà, lo porteranno anche i fermenti lattici Cyberpunk. Io non so se ha senso portarlo, capito? Cioè, un conto è che vi ho portato ieri Watch Dogs, che era in anteprima e che non ce l'aveva quasi nessuno. Grazie, Villa. Un conto è Villa. che... poi esce il 10 dicembre, l'hanno rimandato ancora, quindi figuriamoci. Però non so se ha senso portare Cyberpunk, non lo so. Poi, capito, quando giochi in live, in realtà i giochi non te li godi. Io l'unico gioco che mi... Esatto, quello è il motivo per cui Sì. io in realtà poi preferisco giocare offline, perché non me li godo. Sì, infatti l'unico gioco che effettivamente mi godo in live è The Walking Dead, che mi fa un piacere immenso giocarlo in live perché è un'avventura grafica, quindi facciamo le Quindi scelte insieme, è molto divertente, è come vedere un film insieme, è bello. Però tutti gli altri giochi non me li godo. Oddio, anche Dark Souls effettivamente mi godevo, per il resto no, quindi mi preferisco... sono goduta un sacco Super Seducer, che infatti l'ho giocato tutto. Ah, Non sì, voglio quello lì del parlare. rimorchio. Troppo A bello. quando i Lo voglio prossimi? riportare. Ragazzi, i prossimi... È che il pomeriggio adesso la signora Deborah si è messa a fare gli streaming. Mo' si è messa a fare la streamer, capito? Capirai. E quindi devo cercare di non incrociarmi con le sue Vabbè, live. ma 2 volte a Deborah, settimana. ti fai usare come capro espiatorio per il fatto che non mi va di fare live il pomeriggio, per favore? È che Deborah sta facendo le live il pomeriggio e quindi faccio fatica a incastrare un attimo. Gabesce d'alieni? No, è che devo. In realtà, non è che non mi va di fare il pomeriggio, è che devo scaricare le patch per mettere The Walking Dead in italiano. Ma ogni volta che lo faccio appare 200 finestre, un virus, il Trojan, un virus. Allora mi impari. E chiudo tutto. Non scarico quelle cazzo di patch. Che poi dicono, guarda che non è un virus, è normale. Oddio! Chiudo e niente, quindi ho ancora tutte le patch lì che non ho scaricato e vabbè, me lo farò fare da Naruto. Un virus, un virus.
E niente. Sai, quando sono, mi sono spostata il pomeriggio, mi trovo molto meglio a fare le live di pomeriggio. Guarda, anch'io sicuramente mi troverei meglio, perché io dopo cena sto devastata. Sto proprio devastata, sono anche più depressa. Sto proprio più giù. Il pomeriggio sto bella carica, invece. Però non so se avrei la stessa utenza, perché ormai perderei l'utenza che mi segue la sera. Anche per me è stato difficile spostarli, alcuni li ho persi proprio perché il pomeriggio... Però tu la fai anche la sera a volte, quindi non li hai persi proprio. Quando non riesco, magari ho un ospitato il pomeriggio, così faccio anche la sera. Però, ecco, per esempio la sera rivedo facce antiche che tornano, perché, non ci sei. Perché magari lavorano, oppure quello è il momento in cui si collegano ed erano abituati. Io per un anno ho fatto praticamente sempre alle 22.30 e adesso è un mese che sto facendo alle 18.30. No, raga, pomeriggio è molto meglio streamare. È proprio molto meglio, molto meglio. Sì, la sera è proprio un'ammazzata. Ma considera che io mi sveglio la mattina, studio per gli esami e poi subito dopo pranzo preparo la live. Quando sono le 6 comincio a prepararmi, alle 6:30 attacco la live, alle 9 stacco, ceno e poi mi fai cazzacci tuoi. Esatto. E invece tutto il giorno, oddio, alle 9 devo fare la live e poi vado a dormire, quindi no, molto meglio il pomeriggio, molto meglio. Ciao Bughina, a me non mai perso. Camus vecchio trapano. È vero, Camus, lo so, io non l'ho perso. Ma live su game old school, che ne so, Metal Slug, il primo che mi è venuto in mente, ma lo sai che è... Non so quanto possa interessare la gente queste cose, io non ne vado matto, cioè, non ne vado matta per l'old school, quindi non lo so se andrebbe, non lo so. Però è bello vedersi le live di sera, lo so, però non lo so, devo studiarmi bene la schedule. Però il fatto che c'è il coprifuoco, il Covid, beh, adesso cambierò un po' le schedule secondo questa cosa qua. Ci sarà anche molta più gente a casa che non esce, anche il venerdì e il sabato che magari c'era un po' più di moria, comincerà a esserci più gente, eccetera. Ma infatti porto le cose che piacciono a me, ma infatti... Hai portato Metal Gear Solid, un giorno devo continuare, lo continuerò, ve lo giuro, lo continuo. Ragazzi, è stato un piacere, vi auguro una buona serata, una buona notte, una buona qualsiasi cosa che farete. Ah, ho visto Favolacce oggi, non so chi l'ha visto tra di voi, ho visto Favolacce insieme a Deborah. Bello. Non ci abbiamo capito un cazzo. Bello. Quindi se c'è qualcuno che ha voglia di spiegarmi che cosa abbiamo visto oggi, mi farebbe un botto piacere, tipo su, che ne so, da qualche parte, su Instagram, su dove vi pare, se mi scrivete che cosa ho visto, mi fate un favore, perché se no me devo andare a cercare su internet, non lo so. E che schifo Favolacce, a posto. Ma no, secondo me un senso ce l'aveva, però devo capirlo. Ma che è? Un film. Io conosco chi ha fatto quel film, Greve. Hai visto un film brutto? A posto. Bene, così, meno male che non l'ho pagato. Comunque, se vuoi vedere un film, Buga, come vedi, Favolacce... Vai, perché come vedi lo stanno proprio elevando. Bel film. Posso così. Mancherò. E vabbè, vediamo chi posso stare qui. Se c'è qualcuno che... Dai, Buga, vai live. Ah, c'è sta Rubino che porta FIFA e c'ha 70 persone. Esattamente quello che stavamo dicendo prima. Ci sta Zabbe. Osto sempre Zabbe. Zabbe ormai si sta facendo. Domani sera sono da Zabbe. Me l'hai detto tu, in realtà. Sì, me l'hai detto tu. Me l'hai detto tu, domani stai da Zabbe e Osto Rubino, che... Dai, no, ma che Violet, ma vaffanculo. Osto Rubino, che con me è stato carinissimo per la storia del tatuaggio. È proprio un amore, Rubino. È un pezzo di patatino. Quindi io direi un bel ride a Rubino. E fategli un sacco di coccole, va bene? Ma quale Violet? Ma voi siete scemi. Miss Pesca, no, io le ragazze non le osto perché sono misogina. Bravo. Non è vero, sto scherzando. Ok, ho deciso di ostare Rubino e basta. E va bene, ragazzi, ci vediamo... Oddio, domani? Non lo so se domani ci vediamo. Chi è Sunrise? Sunrise è... Perché? È una ragazza, no, non so se è una ragazza, mi ha ostata l'altra volta e ha fa streaming, non lo so. Vabbè ragazzi, sì, credo ci vedremo domani, comunque vi aggiorno sempre su Telegram, va bene, un baciotto. Ciao, 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 fate lo shout out a Buga, ciao, grazie, ciao. Ciao, grazie.
non sono più mod, capirai. Eh no, non sei mod. Ma perché riempivo un posto che hai potuto dare a qualcun altro? No, li tolgo i mod inattivi. In generale. Quando capitava magari ti veniva utile un po' adesso.